Amici di Toscana TV, buonasera, bentrovati a Casa Viola. Tra un quarto d'ora Fiorentina in campo contro il Napoli per una partita da alcuni significati, via, diciamo, non da tantissimi, ma che comunque potrebbe avere delle valenze importanti anche per il futuro della nostra squadra. Mentre Galbiati sta guardando un film al telefonino, andiamo giù d'Italia all'8:30 di sera, no, eccolo qua in replay. Andiamo da Giulio Falciai allo stadio e ci dà le formazioni, Giulio. Sì, buonasera Giacomo, buonasera a tutti. Ti dico subito le scelte di Vincenzo Italiano. C'è qualche sorpresa ma anche qualche buona notizia. Andiamo però in ordine. In porta ci sarà Terracciano, sulla destra gioca Dodò, sulla sinistra torna il capitano Cristiano Biraghi. Per quanto riguarda i due centrali saranno Milenkovic e Lucas Martinez Quarta. La buona notizia è che in mediana torna dal primo minuto Giacomo Bonaventura, al suo fianco giocherà Arthur, reduce dal primo gol in maglia viola la scorsa partita contro il Monza. Sulla tre quarti agirà Lucas Beltran, sulla destra inamovibile il numero 10 viola Nico Gonzalez, sulla sinistra invece Cristian Comè. Con là davanti il ballottaggio tra Belotti e Nzola lo vince proprio l'angolano. Al volo ti do anche le formazioni, le scelte di mister Calzona. In porta c'è Meret, sulla destra c'è Mazzocchi perché Di Lorenzo non va neanche in panchina a causa di un problema fisico, Rahmani e Ostigard i due centrali, Oliveira invece sulla sinistra. 4-3-3 per il Napoli, Anghissà, Lobotka e Kajust. Per quanto riguarda il centrocampo, il tridente d'attacco è formato da Politano sulla destra, Kvaratskhelia sulla sinistra, là davanti anche lì per il Napoli. Per quanto riguarda la punta c'era un ballottaggio, questa volta lo ha vinto l'ex Viola Simeone ai danni di Raspadori. Poi ti dico che per quanto riguarda i tifosi, ricordiamo che questa è l'ultima partita della stagione qua al Franchi, ma è anche l'ultima partita per la Curva Fiesole, e Curva Fiesole che appunto ricordiamo sarà ristrutturata, quindi sarà l'ultima gara della Curva Fiesole storica che tanto ha accompagnato la Fiorentina negli anni. E l'altra novità è le nuove maglie che appunto verranno presentate quest'oggi, sono state già presentate tramite il sito ufficiale della Fiorentina, però per quanto riguarda invece oggi ci sarà la prima partita con le maglie in campo. È stata presentata soltanto la prima maglia, in esclusiva ve la facciamo vedere, questa è la nuova prima maglia della Fiorentina per la stagione 2024-2025. Come vedi molto semplice, non ci sono ovviamente segni particolari, come possiamo fare l'esempio del DNA che era presente nella prima maglia di quest'anno, il colletto bianco. Viene confermato il colletto, all'interno ci sono i 13 gigli a simboleggiare il dodicesimo uomo in campo, che è ovviamente il tifoso viola, e poi appunto un giglio d'oro unico in mezzo ai 13 a ricordare l'eterno numero 13, l'eterno capitano della Fiorentina, Davide Astori. Non so cosa ne pensa Cecchi, Galbiati, Fattori, Orlando, cosa ne pensi anche te Giacomo, però ti dico che sta andando a ruba questa maglia, quindi la stanno comprando tanto e soprattutto piace veramente a tutti proprio perché è semplice. L'ho comprata anch'io, l'ho comprata online. Ho preso la versione, perché ci sono due versioni, la triple XL c'era solo di una versione, ho preso quella. Quella 80 euro. E 85 visto, euro, visto, più trasporto, no, insomma, costa tanto. Però rispetto, manca una cosa rispetto a quella che indosserà la Fiorentina il prossimo anno, la pecettina dei campioni della Conference League che apporranno alla maglia, alla manica. Esatto. Che quella andrà messa, immagino. Diciamo la bassa voce. Per rifare la Conference? No, perché la vinciamo quest'anno, ragazzi. Va bene, allora noi ti salutiamo e torniamo da te chiaramente a fine gara. Grazie a Giulio Falciai, veniamo in studio. Vabbè, ormai avete capito che c'è Stefano Cecchi, ma come sempre. Buonasera a tutti. Orlando, buonasera. Ma Massimo stasera, ciao Massimo, buonasera. Mi tocca Orlando, Massimo. Poi non so se hai finito di vedere la tappa, Galbiati, puoi stare. No, non me l'hai fatta vedere. Chi ha vinto oggi? Milan. Fortissimo. Jonathan Milan. Ma non sa neanche chi è. Per me è un velocista friulano. Allora, Campione olimpico di seguimento. Devi fare i complimenti a chi? A quello del peso. A quello del peso. Siamo a Fabbri. Fabbri. Allora dicevo, per me ciclismo è finito con Moser e tennis con McEnroe, quindi non mi chiedete. Poi ho smesso perché. No, questo è bravo, un bel velocista. Sì, vabbè, ma. Sì, ma poi in pista è bravo, in pista. Altro? Vogliamo parlare anche di Carli, che c'è la maglia viola. Sauro Fattori, ciao Sauro, buonasera. Allora. Ma l'avete riconosciuto Cecchi col taglio di cappello nuovo?
È il suo taglio, però diciamo è tornato. Lui se lo può permettere. È il mio taglio di sempre, la sua invidia probabilmente, perché lei probabilmente. Vabbè, arriveranno messaggi. Vi piace il taglio del Cecchi? O insomma, diteci la vostra. Siccome avete dato del materiale assaio al mio parrucchiere. Lui l'ha detto. No, io ho letto un messaggio. Lui l'ha detto. Ho letto un messaggio, diceva cosa faceva il parrucchiere Cecchi prima, il materiale assaio. Mi è piaciuto il termine materiale assaio, ecco perché. Bella. Perché ai tempi, quando eravamo giovani noi, cioè quando ero bambino, le materasse si facevano ribattere dai materassai e tornavano a nuova vita, no? Esatto. Come ora che esatto. Si butta. E ce n'avevo una proprio sotto casa. Sì. Se ribatti, fai parrucchiere adesso? Credo però non ci sia più. Suo figlio fa il parrucchiere. È passato un po' di tempo. So se vogliamo parlare della formazione della Fiorentina. Certo. Che indicazione... Ha detto Cecchi che non gli interessa questa partita. Ho detto quello e credo persi mezza Firenze. Da un punto di vista pratico è importante, sì, perché se stasera vince il Napoli. Europa anche il prossimo anno. Il prossimo anno, il giovedì, torneremo a vedere la Fiorentina invece che Don Matteo. E per me è un c'è Don Matteo il giovedì, ma sono sicuro. Perché... Master c'è sicuramente. Però io sono di quelli che mi diverto di più a vedere la Fiorentina. So che è una coppa, non è la coppa dei campioni, ma se devo scegliere, scelgo di farla anche il prossimo anno, senza fare ortei. Quindi io, se si dovesse vincere oggi, sono contento. Però. Allo stadio mi risulta che oggi vendano le sciarpe della finale Fiorentina. Certo. E allora, cioè, credo questo rumore di sertacchi lo sentiamo nell'aria. Siamo entrati nella violitudine. Siamo entrati nella violitudine, però c'è chi sa che io sono un po' più ragioniere di lui. Visto che tutte le volte mi dice questo, la partita di stasera, ora oggettivamente, se la Fiorentina dovesse vincere, avrebbe la qualificazione alla Conference sicura. E se domani la Lazio dovesse perdere con l'Inter, avrebbe anche un senso il campionato fino alla fine. Più un nostro amico, ancora più ottimista di me, ha detto se si vincano tutte e tre e penalizzano il Milan si fa in Champions, per dire, no? Quindi io dico vinciamole perché non si sa mai. Ma perché dobbiamo penalizzare il Milan? Che abbia qualche problemino di conti o roba del genere. Amministrativo? La proprietà falsa. Problema amministrativo, quello famoso. Quindi voglio dire, saremmo peccato. Perché sembra il proprietario sia ancora il... Sì, ma allora per queste cose qui non c'è nessun problema. Cioè per queste cose, cioè, queste fasi alla Celentano, queste battute un po' fanali. No, dico la per Celentano, no, perché Milano, in Italia per queste cose qui non succede nulla. Ma in Europa sì, però in Europa non succede nulla. Ma in Europa succede. In Europa è successo. In Europa succede perché ma questa chi l'ha fatto? L'Europa, UEFA. Pensavo che fosse una cosa di livello di calcio italiano. C'è un esposto dell'ex quota di minoranza che ha fatto un esposto in procura ritenendo che la vendita del passaggio dal gruppo Iliot al gruppo Cardinale non sia vero e il Cardinale sia un uomo di paglia di Iliot e che quindi farserebbe... Quindi, questa è l'accusa, però strano siano arrivati. No, vabbè, vediamo, però magari finirà. Però ecco, il nostro amico è ancora più ottimista di me, che vede addirittura la Champions dal campionato. Il problema è uno solo, che tanto... La decisione arriverà fra due anni. Dai, ma insomma, ragazzi. Vabbè, comunque parliamo dell'immediato, diciamo sulla realtà. Cioè, questo non vuole andare in Champions League. È che le cose tanto si sanno come va a finire sempre. Vabbè, bene. Teniamoci la Conference. Ci vuoi ricordare anche la Conference? Noi se va all'Europa League si vince la Conference, che ce ne frega. Bene, allora, la formazione, condividete le scelte italiane, cosa si capisce guardando questa formazione? È la formazione titolare? Sono prove in vista di Atene? No, è un po' brillante come squadra. Però sai che invece penso che potrebbe essere la formazione di Atene a parte Nzola. Secondo me anche a parte Arthur. Arthur lo fa già perché ha fatto un po' di tiro. Io credo che anche Bonaventura è la prova di vedere anche come sta oggi, certo. Più che altro. Questa è la formazione, secondo me, che lui ha in test, che lui ha maturato come la formazione titolare, a parte Nzola. Sì. Con Belotti in salute, infatti io l'idea della prova, cioè di vedere questa formazione con una squadra comunque attrezzata, perché Napoli al di là della classifica è una squadra Completamente differente dall'Olimpico. Sì, l'Olimpico. Sì, però tu vedi questa squadra se reggi il campo, cioè se nel fango o nello sterrato stai in quota. E probabilmente la prova. Credo il centrocampo Bonaventura Arthur. Non è la prima volta che lo metti. Secondo me lui vuol provare un azzardo, perché giocare con Arthur al posto di Mandragora e avere insieme Bonaventura e Beltran è una squadra, diciamo, che davanti alla difesa è un po' leggera. Quindi lui la vuol provare. Io
secondo me lui giocherà con Arthur e Mandragora a Atene all'inizio e rinuncerà a Beltrán o a Bonaventura per metterli casomai dopo. Per me Arthur lo fa giocare tutta la vita perché è suo giocatore. A Bonaventura rinuncia mai. E allora mette Beltrán in panchina. E rinuncia a Beltrán. Allora rinuncia a Beltrán. Allora mette Beltrán in panchina e attesa di farne entrare. Se Bonaventura sta bene, eh? Sì, sì. Bonaventura sta bene. Però, sì, anche però, perché, insomma, però ragazzi, cioè, allora, no, Arthur, avrebbe anche un senso, anche perché lui parte 0-0, cioè, c'è una fase difensiva da fare anche. Ragazzi, cioè, poi io ti dico la verità, io l'Olimpia l'ho visto giocare, una squadra brillante, una squadra bellina, ragazzi, molto bellina. A voi Arthur non vi piace, però a italiano mi sembra invece gli piaccia tanto. Sì, quindi... poi vediamo ora, se lo fa giocare. L'altro giorno ha vinto anche il derby con la AEK Atene 2-0. Sì, 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 ora no, ma è una buona squadra, stanno però parlando. Sai, io. Tutti e poi c'è l'allenatore, vinca, di, poi, e poi c'è l'allenatore di Siviglia, quello l'anno scorso ha vinto l'Europa League con Siviglia, quindi è un allenatore. Sì, vabbè, però vabbè, insomma, si c'è. Da contrarre anche è da gennaio che ce l'ha. Appunto, è arrivato a gennaio. No, no, ma noi si sta cercando, cioè, nel senso, non è una partita banale, ecco, non è Quaricchi, c'è cioè una partita. No, no, tra l'altro ci sarà un ambiente ostile alla Fiorentina perché la notizia di oggi è che hanno praticamente già venduto i 7.000 biglietti che toccavano a Fiorentini, ma là ce n'è 30.000. Insomma, diciamo che la maggioranza saranno greci, sì, vedrai, ma poi saranno di loro, appunto, e quindi sarà, insomma, un po' problema, uno stadio alto. Il problema se li comprano i greci e vanno in mezzo a quelli della Fiorentina diventa un gran casino. No, quello loro, quello speriamo di no. Ma noi la mano, scusa, avevano detto, dicevano che alcuni della Grecia facevano la testa del tifoso della Fiorentina per poter comprare i biglietti addirittura. Sì, vabbè, c'era questa voce, però, vabbè, poi perché... no, però, sì, già, però sarebbero in minoranza, i biglietti in caso sono stati gestiti con la testa del tifoso, con quelli che hanno avuto l'abbonamento prima, non so, io se non tutti l'hanno comprato. Ma siamo arrivati a 7.000 comunque, sì. Bene. Ma scusa, no, pensavo 9.000 sono i biglietti da 8.500. 8.000. 7.000 hanno già venduti da quello che ho tanta capito roba, io, con quelli, 7.000, con tanta le prevendite e tutto, quindi rimane 1.500. Chiaramente io credo il grosso problema sia trovare il modo per arrivare a Atene. Ma chi cerca ci arriva, ci arriverà? Cercantini sì, allora Cercantini, il nostro amico, il presidente del Viola Lab Massimo Orlando, sì, ha comprato il biglietto per Tirana e hanno trovato un van in a noleggio per arrivare fino ad Atene. Li fanno andare allora? Insomma, credo meno sia abbastanza caro questo van, però sì, con questo van male possono fare da Tirana ad Atene. Come l'ha trovato da un privato? Intanto, scusate, hanno inquadrato la Fiorentina che entra in campo, la maglia viola, hanno anche è tutta viola, però... È bella bella ragazzi, io ve lo dico. Ma che è quella nuova stasera? Sì, l'hanno fatta bella, davvero bella. Ha detto bene. Sì, un c'è pigiama. Giulio prima, perché un è semplice, però è un bel viola e nella semplicità, secondo me, questa è azzeccatissima come maglia. Sì, perché, come dire... Comunque, la più bella, secondo me, divisa è quella con i pantaloncini neri. Sì, sempre bella, pantaloncino nero, è roba vecchia, roba di no, dei nostri tempi. Viola, pantaloncini neri e calzettoni. Allora, finalmente, finalmente dopo le maglie Mottarello, le maglie pigiamino, si torna a roba seria. Ho una maglia vera da calcio. Io quando l'ho visto, lei comunque, secondo me la maglia più bella era la quinta dell'anno scorso. Io mi sono... No, ma che... Questa è una maglia bella, perché? Perché il profumo è Fiorentina. Ma no, ma perché è viola. Fallo fare, dai, è partito Cecchi, non lo bloccare. No, posso dirti la verità? No, me, non te lo fa no, le maglie più belle... Oh, ma lo fa finire! Ad esempio, le maglie più... ha ragione Stefano, sono quelle di una volta, quelle vecchie di una volta. Cioè, nel senso... Vi ricordate quando il Milan c'aveva i righini, quando il Milan c'aveva i righini piccoli, cioè, o l'Inter c'aveva quelle... Quelle righini piccoli non si vedeva alla televisione, infatti dovete cambiare. Quelle righini. Ma è bellezza, ragazzi. Allora, Cecchi, questa maglia è bella, bella, e sta bene anche col pantaloncino viola, se devo dire. Però... Lei lo sa, ci siamo presi, quando è uscita la maglia, eravamo emozionati entrambi, quindi perché? Perché proprio la Fiorentina. Perché non c'è la voglia di stupire, non c'è questo scintillio dei tempi fatui di adesso in cui sembra per forza, no. Questa è una maglia che è la faccia opposta dell'inno cantato da Albano. Cioè l'inno cantato da Albano è il modernismo. Ti è rimasto un prezzo. È il modernismo sciocco e non serve a niente. Ti è rimasto un questa prezzo. Questa è la maglia della banda. Albano e modernismo nella stessa frase è un bel coraggio. È bellissimo. L'idea era che io, siccome la banda è vecchio, faccio come gli americani al Super Bowl, porto il cantante e faccio cantare l'inno al cantante. Una sciocchezza. Perché l'antico è bello, la banda è bella, questa maglia è bella. Perché il profumo è Fiorentina, lei lo sa, io continuo a preferirla col pantaloncino nero in assoluto. Sì. Col pantaloncino bianco in sulla stanza, la prendo anche viola, nel senso. Certo. Va bene. Certo. Però finalmente io. Il mio forza Fiorentina con questa maglia è ancora più comodo. Lo sai che manca ora nei giocatori così, la scarpa nera.
quello però i giocatori se la vanno, quindi la danno. È vero o no, Massimo? Eh beh, è la verità. Eh beh, cioè, ragazzi, noi siamo rosa, rossi, siamo un po' retro, siamo un po' retro. Diciamo siamo retro, bravo, sì. Diciamo, siamo siccome vita, tutti gli anni, siccome tutti gli anni le squadre di calcio devono avere una maglia diversa, quest'anno sono andati sul classico, no? Beh, piano, però piano, il prossimo anno perché ripartiamo. La maglia della Fiorentina noi deve essere tutti gli anni questa, però no, non la possono fare. E oppure ci sono pochi casi in cui come dire, si è innovata la maglia, era bella. Massimo l'ha indossata una, quella con i gigli sulle, sì, sulle spalle, era una bella maglia, sì, era della Reebok, ma poi quando bella si è cercato di cambiare, mamma mia, questa è bella davvero, davvero. Poi è come il punto di viola. Sì, è sì, che il punto, sì, di viola è bello. Sì, sì, proprio. Lo scorso anno, via, era un pigiamino, era un violino. Dai, però via, le ho un po' con così, quelle righe che c'era. È il DNA ha fatto i gigli. Davvero? No, lo so che la spiegazione è quella, ma via. E sembrava, cioè, che si fa? Si va a fare una scampagnata, porta la tovaglia, ce l'ho viola, porta la viola. Era una faglia, comunque, era una faglia viola. Le tre guardie Napoli ora, c'ha scritto MSC e c'ha sotto il Vesuvio, no? Guarda che meraviglia, poi il collettivo, poi no, però non è un collettivo. È Vesuvio, lo sì, è un collettivo, collettivo a V, c'ha un piccolo scollo a V col colletto. Come era lo scudetto? Oh, come quando c'era la maglia dell'Adidas. Non c'era la maglia dell'Adidas, era così. Quella portavo io. Ah, quindi cioè, non quella, c'ha il colletto. Quella portavo io. Il colletto normale. Scusa, e poi aveva lo staccato. C'ha un colletto, c'ha un colletto, c'è staccato. La V ed è staccato. E con la V. No, no, però c'ha il colletto. Invece una, noi ce l'avevamo tondo. Cioè, ma l'anno dello scudetto, 68, c'aveva il collettino. Poi dopo, qualche anno dopo, andò via e tu hai giocato la maglia con lo scollo tondo. Pensa, no, io c'avevo quella V con il coso dell'Adidas. Pensa, cioè, il collettino? Sì. Con il collettino. Quella portai a farti vedere. Ricordi quando c'era l'ultima Adidas che c'è stata? Che avevano per chiudere, no, la il laccetto qua. Quella aveva il Cagliari. Ma io ce l'avevo anche all'Inter. Serie A, sì, l'Adidas. Eh? Ah, non lo sapevo. Io ho fatto in tempo a giocare anche all'Inter con queste qui che si chiudevano. È vero, avevano le vecchie maglie, avevano questo sistema di lacci, sì, come fossero scarpe. Ma se fossero le lacci, no, te non l'hai visto. No, ma le ho viste. Oh, era scomode, scomodissimo. Però era in realtà poi questa cosa qua negli anni 90 fu riproposta dall'Ambro, che alcune squadre inglesi, sì, l'avevano. In Manchester United aveva una seconda maglia a quarti gialla e verde con le stringhe, ce ne sono state tante altre. La più bella maglia di quella è il Cagliari, lo scudetto. Sì, ma lì siamo negli anni 70. Io ero comunque negli c'è anni di molti, certo, chi ci guarda probabilmente era nato, ma se tu vuoi parlare qualche comunque ragazzo, la più bella maglia è quella della Sampdoria, ragazzi. No, è questa. Quella nera o la te stessa. Metti te metti il pantalone nero e si sviene. È cominciata la partita. E si sviene. E quindi insomma, vediamo un po' come andrà. Allora abbiamo Gabriele Calderon. Gabriele, ciao, buonasera. Ciao Giacomo, buonasera a te, gli ospiti studio e i nostri amici telespettatori. Fiorentina che attaccherà in questo primo tempo sotto la curva Ferrovia e che gestisce il primo possesso con Martinez Quarta, che va a destra da Nico Gonzalez in uno contro uno con Olivera, la meglio il 17 partenopeo, poi Kvaratskhelia subito prova una sgasata, non c'è fallo per Marchetti, viola che hanno recuperato immediatamente il pallone. Ovviamente attenzione al duello ad alta velocità tra Kvaratskhelia e Nico Gonzalez sulla fascia sinistra offensiva partenopea e difensiva destra della Fiorentina. Viola che adesso mettono il pallone in fallo laterale perché Kvaratskhelia è rimasto contuso e un attimo a terra dopo il primo contrasto. 53 i secondi al Franchi, 0-0 il parziale. Eccoci qua. Allora, bello anche il duello Dodò-Kvaratskhelia, perché Dodò l'anno scorso impressionò in una delle prime partite di campionato, dove contro Kvaratskhelia fece una partita in difesa molto molto bella, eh? Esatto, esatto, quando vinceva con tutti. Cioè, vediamo. È interessante, sarà interessante capire anche l'atteggiamento del Napoli, no? Per vedere se sono già in vacanza o se invece ci puntano. Ma se si parla di vacanza, sono in vacanza da settembre loro. Purtroppo per loro, speriamo anche stasera, vuoi non vuoi, la partita la giochi, però hanno mollato. Sì, ma non hai più quella non c'è più quella verve, certo, capito? Certo. Assolutamente. Certamente dispiace, cioè a nessuno piace perdere. No, nessuno piace perdere, ragazzi. Però sai, se hai un obiettivo di un certo tipo, se la giocano, però, però c'ha più. È un po' come il Monza. C'ha più stimoli la Fiorentina. Come il Monza, è venuto a giocare. Se fa gol, sono contenti. Però insomma, sono. No, io penso che loro sono di qui per non perdere, perché perdere ancora sarebbe. Cioè, andare a giocare per l'ultima partita a Napoli e perdendo anche oggi a Firenze diventa una domanda, scusate che questi regolamenti io non ci capisco più nulla, si va in Coppa in 48, va anche lì Serie B tra un po' io. Allora, se vince la Coppa la Fiorentina, se vince la Coppa l'Atalanta,
Napoli arriva davanti alla Fiorentina, però la Fiorentina va in Europa League. Va in conference. Ma è Napoli, va in conference per forza. Se la Fiorentina, allora, se la Fiorentina arriva nona, la Fiorentina va in Europa League perché ha giusto. Vinto la conference. Anche il nono posto. L'unica soluzione per cui sì. si verifichi questo caso è che sia Atalanta sia Fiorentina vincano l'Europa League. Infatti, questo è stato domandato. E anche il nono posto diventa. No. La Fiorentina deve essere nona e allora l'ottavo esatto. posto porta la conference. Sì, ho detto, okay. hai detto, se la Fiorentina arriva ottava e vince la conference, non va nessuno in conference. Vanno due italiani in Europa League e non va nessuno in conference. Ah, pensa. Perché le squadre, questo? Sì, perché le squadre al campionato possono arrivare a quelle lì. Ma non c'è l'obbligo di avere una squadra per forza in ogni coppa? No, in conference no. Se tu hai. Come dire, se ti tocca una squadra in più 5 in Europa più. League vai la conference non hai che in Europa League si andrebbe in 3 a quel punto esatto sì, dipende se l'Atalanta vince o non può vince può andare 6 in Champions allora se due ne vanno in Champions e se due, ne vanno 6 in Champions vanno in Europa League oppure 5 in Champions e 3 in Europa League e sono 8 le squadre in più arrivano se chi vince la Coppa non ha diritto al posto in campionato e lo libera ecco. Questo è un po' il senso allora. Però la Fiorentina sta attaccando, quindi vediamo. Bella questa palla di Biraghi. Biraghi ha provato a metterla a sorprendere la difesa del Napoli e non ci è riuscito. Allora, intanto Artur interrompe il contropiede del Napoli. Vediamo Calzona, che poi Romo, anche lui ce l'ha messa tutta. Certo non possiamo addossargli colpe a Calzona, voglio dire. Cioè, però ha fatto tra tutti. La media punti più bassa sì, dei fatto tre peggio di tutti fatto peggio quello di che tutti. Ha fatto il meglio è stato il francese sì, il francese Garcia. Beh, con Garcia e sono quasi in Champions League sì, sì. Non ha fatto peggio Mazzarri di Garcia no ha fatto peggio Calzona il peggiore Calzona in assoluto Gabriele Beltran cerca di mettere giù un pallone, lo fa insieme a Anzola, adesso Artur gestisce il pallone, Nico Gonzalez tenta l'imbucata ma viene sporcata da Cajuste prima e Anghissa poi che adesso si difende dalla carica proprio dell'argentino che va a ringhiare sul 99 partenopeo, Rachmani allarga sulla sinistra dove c'è Oliveira, può avanzare il numero 17 del Napoli avendo qualche metro, Gonzalez rinviene su di lui, Oliveira gestisce il pallone sotto la suola e poi lancia adesso alla ricerca di Simeone che mette giù bene il pallone, cerca il fondo sulla sinistra, braccato da Milenkovic, bravo il difensore serbo in due tempi a riguadagnarsi il possesso del pallone, rimessa laterale per la Fiorentina. Peraltro in tribuna, Giacomo, ti segnalo la presenza del CT della Nazionale, Luciano Spalletti, magari per visionare soprattutto Bonaventura e Biraghi per quanto riguarda i Viola e invece magari Politano per quanto riguarda il Napoli. Gestisce la rimessa laterale Dodò, pronto per rimettere in gioco il pallone, movimento di Beltran per venire incontro, ma Dodò va lungo d'Anzola. Ostigard sovrasta il numero 18 della Fiorentina, ancora rimessa per la squadra gigliata con Dodò che stavolta torna all'indietro da Lucas Martinez Quarta che retrocede nuovamente per Terracciano. Va a Paraschele a pressare creando un po' d'apprensione, Terracciano però è bravo col mancino a trovare Bonaventura nel cerchio del centrocampo, fallo fischiato per carica irregolare di Anghissa e allora calcio di punizione per i Viola. Allora stasera c'è una possibilità, un'ulteriore possibilità per Anzola, perché dopo aver dato segni di vita, diciamo, nelle ultime gare, soprattutto in quelle di Coppa, aveva deluso contro il Monza e questa è una, come dire, un'occasione che, cioè è una delle ultime chiamate per Anzola, o stasera o mai più. Sì, sì, però per come si era messa la stagione l'ha raddrizzata, no? Sai, se entra in campo ad Atene e fa il gol, vinci, scommettiamo sì. che... A quel punto lo tieni. Capito? Per fortuna, no, è importante magari, perché... Mario facendo un gol prende più valore per venderlo anche. Anche, più anche. Che altro perché Jovic e Cabral l'anno scorso... Anche, però ragazzi... Io no, vediamo un po'. Sono convinto... Bravo, guarda. Che è in grande condizione. Quarta, Nico Gonzalez sta bene nella partita col Monza veramente ho visto Nico Gonzalez tornare in grande andiamo condizione. Da Gabriele perché c'è calcio d'angolo per il Napoli Gabriele con Kvaratskhelia sul punto di battuta sta arrivando anche Politano per sistemare il pallone nella lunetta, salgono i saltatori del Napoli, attenzione ovviamente a Ostigard, Rachmani, Anghissa, tutti al centro area, c'è anche Simeone che in questo momento non è marcato, Terracciano si infuria per questa marcatura, nel frattempo arriva il traversone, il colpo di testa e c'è il gol del Napoli con Rachmani che è saltato
è abbastanza solo. Indisturbato in area di rigore, ha incornato sul palo lungo trovando il fondo del sacco. Gol di Rachmani dopo 7 minuti di gioco, il Napoli è in vantaggio con la Fiorentina che stava gestendo il possesso del pallone fino a qua. Alla prima sortita offensiva il Napoli sugli sviluppi del corner ha trovato il gol del vantaggio. No, qui no, qui hanno perso proprio, non so chi era quarta, era quarta che, sì. Che si è abbassata, ma poi un po' anche tenuto giù, ma eh? Poi una palla morbida, non da di forte, una palla morbida. Sai, Fiorentina marca uomo dentro sì, l'area di rigore, dunque quarta qui da un po' spinto. Tenuto giù, sì, però una palla sì, morbidissima, fallo, dai, su, un calcio no, d'angolo a zero all'ora. Ha perso morbido, morbido, dai, un calcio, la palla era lenta, una palla a zero all'ora, anche perché era coi due piedi, non era. Sì, proprio ha preso la mira. Saltato tranquillo, fermo, sì, in sì. Mezzo ha preso la mira. Cioè, sono gol che tutto serie troppo A, facile. Non è che è arrivato un corsa, dici allora, sì, sai. Un'occasione in Serie A difficile trovare. Sì, un po' da fermo. Sì. Oh, Massimo l'ha seccato, ha detto che quarta è in forma. Davvero? Spero di averlo seccato per stasera. Ecco, speriamo. Un po', insomma, comunque, oggettivamente. Insomma, è stato un gol balordo preso dalla Fiorentina, no? Cioè, no, brutto. Cioè, sì. Ora qui quando sarà Isler ci parlerà evidentemente dell'errore anche perché posso individuale dire, ci poteva, cioè lui l'ha tenuto un pochino giù, no? Però uno sì, come però, quarta quando, non è che se lo mette giù, no, deve alzare un po' i gomiti, deve un po' difenderti era come se fosse un palo morto, ma ha colpito il piede intero, tranquillo, tu ha preso la mira. Vediamo come reagisce la Fiorentina. Gabriele. Con Nico Gonzalez che riceve il pallone sulla destra, tocca all'indietro per Martinez quarta. Adesso Arturo in cabina di regia cerca un po' di spazio, va a sinistra dove è salito Biraghi. Braccato da Politano, Artur, ancora il tocco all'indietro per Biraghi. Bonaventura, nuovamente Biraghi, scambio tra i due, c'è Kwame che si fa vedere sull'out di sinistra, buona trama della Fiorentina, tocco all'indietro nuovamente per il centrocampista carioca Artur. Martinez quarta, avanza tutta la Fiorentina, si fa vedere tra le linee Beltrán, ma si va da Nico sulla destra, sgasata di Gonzalez che salta inizialmente Oliveira, cerca a fondo Gonzalez, il cross basso con il destro per Beltrán che sguscia e mette in mezzo, Meret la fa sua, però buonissima la trama della Fiorentina che ha spostato il pallone da sinistra verso destra e con i due argentini Nico Gonzalez e Beltrán ha trovato spazio saltando Oliveira, bravo Gonzalez con il sinistro a portarsi il pallone in avanti, cercare il cross basso per Beltrán, controllo giusto dell'argentino, tentativo di cross per Nzola e Kwame, ma è arrivato Meret a farla sua. 10 minuti, qualche spicciolo al Franchi, Napoli in vantaggio per 1-0. Ora c'è chi? Sono queste giocate di Beltrán che mi lascia scansare in bocca aperta, perché se no ha fatto una grande giocata. Una bella tecnica. Difficile, cioè, qua. Gonzalez salta l'uomo, lo lascia sul posto con quel doppio gioco di gambe, ma Gonzalez si sa. Beltrán in uno spazio strettissimo riesce a prendere il tempo al difensore, porta, poi Meret la chiude, ma cioè, c'ha le giocate per Beltrán. Cioè, mi vuoi convincere che Beltrán è forte a me? No, mi voglio convincere io che la sua leggerezza, se prenderà forza, da un punto di vista tecnico è un giocatore che può riservare qualcosa di buono, perché questo non è una giocata banale. No. Questo cioè, prendere il tempo al difensore in area. Lui ha una buona tecnica, lo sappiamo, che è una buona tecnica. Su quello non ti può dire nulla. Probabilmente è un po' leggero da centravanti da solo, ecco, mettiamolo così. Ecco. Eccoci. No, tranquillo. Quarto altro errore. Quarta stasera è una giornatuccia. Speriamo si riscatti come generalmente succede quando si infama quarta, poi si nego di pareggio. Quindi vediamo. Magari ha questa opportunità. Non gioca Castrovilli. Questo forse, come dire, è la spia del fatto che veramente si sta provando in vista di Atene, dove Castrovilli sì. Sappiamo che non può giocare. Qualcosa sta perché provando. Castrovilli aveva fatto bene, no, ultimamente. Poi no. Anche per... No! L'ho detto prima io, no. Gabriele. Politano cerca di saltare Arturo in velocità, è più veloce il 21 partenopeo, lato corto dell'area di rigore, mette in area, Martinez quarta in tuffo, la sposta, poi attenzione a Anghissà, ancora occasione per il Napoli, Lobotka riceve il pallone braccato da Bonaventura, ricomincia il Napoli adesso da Ostigard e Fiorentina che può respirare, soltanto per un attimo, perché c'è Politano di nuovo sulla destra, rinnova il duello con Artur, sovrappone Mazzocchi che mette al centro sul secondo palo, salta Paraschkaria, fa da sponta, il tiro di Cajuste, masticato, ma altra occasione del Napoli con la formazione partenopea che ha trovato sfogo sulla destra con Politano in due riprese e poi conclusione susseguente di Cajuste che non ha avuto un buon impatto con la sfera e pallone che ha terminato out. Giacomo. Beh, Napoli insomma pericoloso anche in questa occasione. Guarda, c'era la faccia di uno che comunque si stava per strappare. Comunque siamo al 12esimo, io Bonaventura ancora. No vabbè, però è tutta la Fiorentina che sta faticando.
Vedi, questa vai, Napoli è ancora in avanti, eh? Ma lo sai perché sta fateando? Perché se Napoli... tu li dai, cioè, allora io penso la cosa più forte che ha il Napoli come condizione è il centrocampo, no? Lobotka, sì. Anche Sa, poi anche Caiete, come si chiama lì, insomma. Va bene, vabbè, però ti dico, noi siamo un po' lì. Stiamo sbagliando in fase proprio di costruzione del gioco. Stiamo rifreddando meglio. Ripartono sempre con tanti uomini. Hanno rischiato di fare il secondo gol. La squadra non è ancora entrata in partita. Secondo ragazzi. Me quello che dice Sauro, secondo me ha ragione, perché secondo me il centrocampo del Napoli forte. È più, a parte forte tecnicamente, ma anche sotto l'aspetto fisico. Caiuste, più... ragazzi, Osu, Anghissà. Insomma, adesso la partita la sta facendo il Napoli, Gabriele. Con il tiro a giro di Kvaratskhelia da buona posizione, tiro che esce dalla porta difesa da Terracciano, però altra trama che vede coinvolto il Napoli sulla fascia sinistra del campo, su questo tandem Oliveira-Kvaratskhelia, rientra il georgiano che cercando il classico gol tirando a giro sul pallo lungo non ha trovato lo specchio della porta stavolta, il 77 partenopeo. Beh, insomma, Kvaratskhelia mi sembra che stasera stia giocando. Una giornata buona. Non è che sta tirando indietro. Sai, se il Napoli va bene, c'è due a qualità. Di sicuro, insomma, Kvaratskhelia politano. In zona l'ha vista, però neanche Simeone. Stai a vedere la fiatata. Lo vedi che adesso, ad esempio, Terracciano palla lunga, perché sono in difficoltà con la costruzione, il Napoli pressa bene, e dunque adesso, in questo momento, palla lunga, ci vuole. Rischiando troppo. Gabriele. Scorribanda di Mazzocchi che guadagna metri a destra. Biraghi cerca di braccarlo, Mazzocchi finta e poi mette il cross al centro per Simeone, anticipato da Martinez quarta, poi Dodò deve rinvenire, ma c'è Kvaratskhelia al limite. Kvaratskhelia arma al destro e spara, che esce la conclusione dalla destra di Terracciano, però il Napoli sta in questo momento legittimando il gol del vantaggio con occasioni a più riprese. Giacomo. Ha fatto un paio di chiusure importanti però, eh. Comunque ragazzi, io sento per prima giustamente si dice, ma se forse loro saranno motivati, ma mi fa che loro siano motivati sì. E non poco. Non poco. Sì. Beh, stanno giocando un'ottima gara. Un'ottima gara, per adesso sì, poi è un quarto d'ora. Forse a differenza di altri paesi giocano un po' con la testa più libera. Ma sai, oggi devono vincere loro, Cioè, loro oggi devono vincere. Stanno comandando lì in mezzo. Sì, lì in mezzo stanno facendo affitti. Gabriele. Però stanno pressando tanto e quando uno pressa tanto poi il secondo tempo... Ma Bonaventura non si è vista ancora. No, ma tu lo vedi? Con Arturo accanto tu lo vedi? Gabriele. Imposta Martinez quarta con il suggerimento a sinistra dove c'è Milenkovic. Napoli che attende le manovre della Fiorentina stando tutti sotto palla. Milenkovic adesso va a sinistra dove c'è Biraghi, movimento di Kwame che si libera della marcatura preventiva di Mazzocchi, poi toccano indietro per Artur, pallone che sfila e sguscia per Biraghi, cross all'interno dell'area di rigore per Beltran che non riesce ad arrivare bene sul pallone, diciamo Beltran è stato braccato da Ostigard, è finito a terra il numero 9 argentino della Fiorentina, ma onestamente non sembra esserci niente. Fiorentina che reclama comunque il calcio d'angolo, seppur Beltran l'abbia colpita con il fianco. Adesso vedremo la ripresa di gioco accordata dal signor Marchetti di Ostia Lido ed è dal fondo dove c'è Meret e nel frattempo c'è un fumogeno nella zona della curva ferrovia lanciato probabilmente dal settore ospite, però per adesso non infastidisce nessuno. Meret in posta e va da Anghissà, Fiorentina che pressa alta con Kwame, Mazzocchi si spossessa del pallone ma lo getta in rimessa laterale, Viola che lo recuperano dunque sulla tre quarti offensiva, Bonaventura lascia l'incombenza della rimessa al capitano Cristiano Biraghi che torna all'indietro ricominciando da Milenkovic. Lì vicino Martinez quarta, Milenkovic finta il passaggio per l'argentino, poi avanza qualche metro e adesso invece torna dal 28 Gigliato. Si allarga sulla destra Dodò, servito il terzino brasiliano. Primo suggerimento all'indietro per Martinez quarta, Fiorentina fraseggia, lo fa con Artur, coinvolge ancora Milenkovic, poco movimento senza il pallone in avanti, Napoli che attende, allora Artur, Milenkovic e quarta riscambiano nuovamente il pallone, altra finta di quarta che viene pressato molto alto da Caiuste che si sta impegnando in tutte le zone del campo, adesso Artur, vediamo se la Fiorentina riesce ad architravare una buona azione, sventagliata di Artur a destra per Nico Gonzalez, colpo di testa invece di Oliveira, poi Lobotka non è preciso, allora rimessa per la squadra gigliata con Beltran che vuole accelerare l'operazione, reclama una sfera e poi c'è Dodò per la battuta di questa rimessa,
17 minuti al Franchi, Calzona dà indicazione ai suoi, Dodò rimette in gioco il pallone, ma la Fiorentina sceglie di fraseggiare, forse vuol superare la mareggiata che ha subito negli ultimi minuti dal Napoli. Nel frattempo avanza Milenkovic superando la linea mediana del campo, Biraghi scambio a sinistra con Kwame che ha una possibilità, Rachmani esce su di lui e la Fiorentina però guadagna un calcio d'angolo prezioso sulla quale si avvicina il solito Biraghi, da lì un mancino può effettuare una traiettoria ad uscire dall'area, a colloquio Bonaventura e Milenkovic nei pressi del limite. Adesso entrano in area Nzola, Milenkovic, Kwame, Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Restano al limite Bonaventura ed Artur. Arriva il traversone in area di rigore, salta Nico e salta Quarta, ma la prende Ostigard. Poi il tiro di Bonaventura e lì Quarta riceve al limite, forse in posizione irregolare. Nel frattempo si va avanti e si gioca con Lobotka che riceve il pallone, poi forse un fallo di Beltrán. È così. E allora calcio di punizione in ogni caso per il Napoli. 4-1-4-1. Sì, come sempre quando c'è, ci sei Bonaventura, quando c'è Bonaventura e Beltrán. E quello basso lo fa Artur. Forse da solo. Una preda così è un po' esagerata. Per questo secondo me lui prova a vedere come va e per questo secondo me in finale non giocherà così. No, probabile. Anche per me. O Duncan. No, Mandragora, non cominciamo a mettere nomi a caso. Sei venuto qui, Artur gioca. No, il problema è che non gioca Artur. Gioca Artur. Allora forse gioca Artur Mandragora, sì. Non ti provare a di Danca perché divento nervoso. No, Massimino. Artur Mandragora è già Bonaventura. Scherzo, ma figurati. Scherzo, Massimino, in immagini. Ma però guarda che gol. Cioè, no, non è anche saltato. Si abbassa perché il giocatore del Napoli gli mette le mani su. Sì, no, ma si abbassa anche Rachmani. Il problema è che lui non salta proprio. Vabbè, comunque oramai cosa fatta la può. Facciamo una pausa, torniamo tra poco, restate con noi. Eccoci ancora in diretta, non è successo niente nel periodo in cui non eravamo collegati, il Napoli è ancora in vantaggio per 1-0, la Fiorentina sta provando a reagire, ma diciamo il Napoli per ora tiene botta molto bene e diciamo a centrocampo la sta controllando, la Fiorentina fa una grande fatica e come dire fanno fatica anche a emergere i giocatori che dovrebbero dare il là, no? Tipo Gonzalez, Beltrán, Bonaventura. Vediamo un po' quello che succede adesso, Gabriele. Con Kwame c'è Bonaventura sulla tre quarti, Bonaventura cerca una scavicchiata in area di rigore complessa, Bonaventura tra l'altro marcato stretto, non è riuscito a trovare lo spazio giusto, tentativo di contropiede del Napoli con la velocità di Simeone che cerca un suggerimento per Kvaratskhelia, l'idea era buonissima perché il georgiano aveva guadagnato il tempo sul difensore ma il passaggio non lo è stato. Adesso Dodò cerca di accelerare le operazioni la Fiorentina, la sensazione è che le squadre si siano un pelino allungate rispetto ai primi 20 minuti di gioco. Martinez Quarta si apre sulla sinistra Biraghi e viene cercato da Martinez Quarta ma il lancio è fuori misura, ringrazia comunque il capitano della Fiorentina per l'idea, rimessa laterale. Perplesso italiano in panchina. Giacomo. Perplesso anch'io perché ho sentito le cose da Galbiati nel mio orecchio sinistro. Io queste cose non le sbagliavo, sbagliavo altre cose ma queste no. Sì, anche perché non è che tu lo facevi il lancio a 40 metri, eh. Cioè. La dava Giancarlo, ci ma pensava dove? Lui. Ma cosa? Ma di cosa, ma cosa stai parlando? Ma, cioè, ma ti rendi conto o no? Cioè, ride anche il Cecchi di qui, guarda. Oh. Qui c'era la sfida tra lui e Kroll. Ma che scherzo? Quante partite manca alla fine, Cecchi? Tre. Io ho le tacche come quelle di militare. Oh. Come militare, capito? Oh, se Cecchi non dice niente, se Cecchi non dice niente, è segno positivo. No. Ci sono serate in cui siamo più buoni, io stasera sono più buono. Stasera sei più buono, sei meno hati. Non me la ridire la sera da Atene, quella sera non accetto nulla. Quella sera non si sa che può succedere. Secondo me il lancio che c'avevo io, Passarello non ce l'aveva. Mi mancava, coi destro specialmente. Aveva altre cose. Veria che aveva Roberto Passarello non ce l'aveva, la cattiveria. Anzi, ho preso anche una testata, ma mandava anche all'ospedale. Era la cattiveria, ragazzi, comunque nel frattempo c'è stata una bella occasione. Sì, brava, insomma. No, ma no, buona occasione, no. Se la calcia bene. Ha recuperato bene il pallone. Beltrán. Sì. Artur, che ha visto
Beltranca è bravo in questi inserimenti, sì, ad allargarsi. Ha entrato da dietro, sì. E poi ha calciato anche bene. C'è anche Nzola, Gabriele. In posta la Fiorentina con Martinez Quarta che va a destra da Nico Gonzalez. Adesso Dodò sulla destra cerca un po' di spazio per un traversone o per una trama. Trova in inserimento Beltran. Beltran mette il pallone al centro. Ostigard lo spalca. Poi Nico Gonzalez al volo. Tiro respinto però dalla difesa partenopea. Adesso ancora Martinez Quarta, elude l'intervento di Kvaratskhelia, può avanzare anche l'argentino, si muove sul secondo palo Bonaventura, prova a pescarlo Martinez Quarta ma non trova il suggerimento corretto. Adesso pallonata in avanti del Napoli alla ricerca di Simeone. Di Simeone c'è il penultimo difendente Milenkovic che recupera la sfera. Fiorentina che adesso in questi ultimi minuti ha reagito un po'. Artur per Martinez Quarta, c'è ancora tra le linee Beltran che manca lo stop ma poi lo trova il pallone. Beltrane, Kwame, siamo al limite, Kwame, arma al destro, lo finta ancora, Kwame, non trova lo spazio giusto, Kwame entra in aria, c'è Dodò sul lato corto, servito, Dodò, il cross sul secondo palo per Beltrane, ma chiude Mazzocchi, poi tentativo olimpico di Biraghi, soluzione complicatissima, al volo di controbalzo, pallone che esce fuori, Bonaventura comunque arrabbiatissimo con 2-0, onestamente non ho compreso bene con chi, però Fiorentina che ha trovato spazio sulla destra con Beltran prima che aveva tirato addosso a Meret da posizione defilata e poi sulla situazione seguente con il cross di Dodò sul secondo palo, ma Mazzocchi ha fatto un'ottima diagonale difensiva cancellando il colpo di testa eventuale dell'ex River Plate. Giacomo, perché si arrabbiava Bonaventura? Perché con Kwame, perché Kwame quando poi andava sulla destra c'ha subito da dargliela che lui andava sulla posizione subito, non solo proprio non la dà e poi fa un passo in più sulla giornata senza tirare, perdi tempo. No, ma poi proprio... no, ma lui lì lo deve, cioè lo deve vedere che arriva Bonaventura, invece proprio non l'ha. Beltram riesce bene ad andare sul fondo, però mi sembra quando è sul fondo sulla riga mi sembra un po' sottile, non ha l'ultimo passaggio. Eccoci, ecco come è andata guerra. Ciao, vedi che ti ha detto. Quante partite manca? Tre. Stasera ci la godiamo. Ma è vero, però. Col Cagliari potete darmi malato. Sì, con il recupero il 2 giugno è festa. Non si viene. No. Chiuderà la televisione. Festa della Repubblica. Quindi, è anniversario dei Guerrini, tra l'altro. Esatto, quindi abbiamo la partita vera. Quella partita, però. Ecco, partita, a te, il 29. Lo dico 29 prima. Occhio. Con il Cagliari stasera fate che volete. Quando c'è il 29. C'è il 29. Abbiate un po', però comunque sta crescendo la Fiorentina. Esatto, stavo dicendo questo. La Fiorentina sembra un po' debba sempre prendere uno schiaffo per poi sembra quel colmosa, speriamo sia uguale. Gabriele. Nico Gonzalez sulla destra avanza all'argentino, braccato lì vicino da Kvaratskhelia, si torna in cabina di regia da Artur, il tocco è per Milenkovic nel cerchio di centrocampo. Bonaventura vicino su di lui, Anghissà a ringhiare, Bonaventura allora è costretto ad andare da Artur. Tra le linee si fa vedere Nico Gonzalez che cerca di accentrarsi in questa fase, forse perché vuole toccare qualche pallone in più. Milenkovic, c'è Quarta lì vicino, Artur. 28 sul cronometro, Artur cerca uno spazio, lo trova adesso nell'accentrato Nico Gonzalez, ma non ha spazio l'argentino, allora si ricomincia da Artur, fa sfilare il pallone Martinez Quarta per Milenkovic, costretto ad alzare la sfera per Biraghi. Sull'out di sinistra ci sarebbe Kwame, ma Biraghi preferisce Martinez Quarta che è avanzato per dare un appoggio e poi Milenkovic. Adesso sulla destra c'è Dodò che riceve il pallone, può accendersi il brasiliano, sceglie il connazionale Artur sempre in cabina di regia. Napoli che sta molto corto con due linee di fatto a cinque elementi. Adesso ancora Biraghi, Bonaventura cerca un po' di spazio il marchigiano, cerca di saltare Anghissà ma non trova il guizzo giusto, allora Milenkovic, altra trama della Fiorentina ripartendo da dietro da Martinez Quarta. Si fa vedere Beltran, lancio di Martinez Quarta per Nico Gonzalez, colpo di testa di Oliveira, rimessa laterale per la Fiorentina nei pressi della panchina di Ciccio Calzona che osserva in silenzio l'operato dei suoi. Dodò mette all'indietro ma è tutto da ripetere perché c'erano due sfere in campo e allora rimessa da ripetere per Dodò che finta di restituire a Martinez Quarta e poi ci va lo stesso all'indietro. Ragiona la Fiorentina cercando un po' di spazio rispetto a prima. Fiorentina che sembra comunque un pochino più vivace, soprattutto nei movimenti senza il pallone. Il lancio adesso di Milenkovic alla ricerca di Nzola che ha toccato poche sfere fino a qua, ma Mazzocchi è in anticipo e cerca di difendere la rimessa laterale che l'ex salernitana ottiene. Giacomo. Eccoci qua. Allora, insomma, Fiorentina che sta provando a
Sì, però non è convintissimo. Un po' disordinata, un po' arruffona, però... Più che altro si va poco in verticale, si sta facendo... ma anche perché comunque loro si vedono bene. Sono messi bene, però hanno queste due linee molto vicine, non è facile trovare spazio. Guardate, il Napoli sta arretrando, Certo. Cioè, io non so se... Probabilmente la Fiorentina... Cioè, che tra l'altro la Fiorentina ha conquistato un calcio d'angolo su un errore marchiano, come dicevano un tempo del Napoli. Marchiano, è vero. Gabriele. Calcio d'angolo per la Fiorentina con Biraghi pronto sul punto di battuta per una traiettoria ad uscire. Si muovono in area di rigore i saltatori della Fiorentina. Arriva il cross, salta quarta ma non riesce ad arrivare sul pallone. Bonaventura costretto a retrocedere per Dodò e Fiorentina che adesso si ridisegna un attimo. Beltran sulla destra, c'è spazio anche sulla tre quarti per Bonaventura. Beltran va in area, Ostigard senza problemi. E ancora una volta Bonaventura un po' perplesso lì in mezzo a campo, un po' nervoso il centrocampista marchigiano, magari è smanioso di giocare dopo un piccolo periodo d'assenza. Siamo alla mezz'ora con il Napoli in vantaggio che adesso è costretto a difendersi dagli attacchi viola con Dodò che appoggia all'indietro per Artur, il tocco a sinistra dove c'è Biraghi, Bonaventura si fa vedere ma fa sfilare il pallone per Kwame, si gira su se stesso Livoriano braccato da Caiuste, un fallo, sì assolutamente, calcio di punizione sulla tre quarti per la Fiorentina, protesta Caiuste dicendo l'ho preso con la spalla. Però Marchetti ha giudicato in modo vigoroso la spallata di Caiuste punendola con il giusto calcio di punizione per la squadra viola. Vediamo se i viola buttano da lì il pallone in area di rigore oppure se scelgono il fraseggio corto. Biraghi aspetta l'autorizzazione per sistemare la sfera sul terreno di gioco. C'è Nico Gonzalez sul secondo palo, salgono le torri, la sensazione è che si vada direttamente in area con Nzola, Milenkovic, Martinez quarta, Kwame che salgono lì sul filo del fuorigioco, Beltran per l'eventuale seconda palla, sull'auto di sinistra c'è Bonaventura. Si sistema i calzettoni come di consueto il capitano Biraghi ed è pronto alzando un braccio poi per l'esecuzione di questo calcio di punizione. Fischia Marchetti, il tocco invece è corto per Artur, una sorta di schema, il cross di Artur, una telefonata, pronto, chiama, rispondi per Meretta che perde il pallone e Caiuste lo butta in rimessa laterale, Fiorentina che poteva approfittare di questa frittatona firmata Meretta ma non è riuscita la squadra viola a sfruttare questa chance e allora Dodò può rimettere a lunga gittata una rimessa laterale in zona offensiva nei pressi della bandierina. Si muove Nzola, si muove Nico, si muovono un po' tutti. Arriva adesso la rimessa di Dodò, salta Nzola che spizza, Meret la fa sua comodamente. Beh, Meret, credo insomma che Spalletti stia guardando anche Meret per gli europei, diciamo... Non, sì, no, se, insomma, ma qui non si è capito bene se l'ha chiamato o no. Se l'ha chiamato no. Se l'ha chiamato sbagliato, se l'ha chiamato sbagliato Ostega, perché lì si deve abbassare. Che si è abbassato uguale, ma si è abbassato, quando la lasci la palla... Mentre era già lì non sapevamo che fare. Intanto c'è un fallo a metà campo per il Napoli e quindi il Napoli può respirare dopo un momento in cui la Fiorentina ha un po', insomma... messo sotto pressione la difesa del Napoli. Dopo il gol preso un po' scioccamente, possiamo dirlo, no? Sì, molto. La squadra ha avuto quei altri 5 minuti di difficoltà, adesso è entrata in partita. Non ha avuto clamorose occasioni, però... Un po' di dominio, dai. Sì, assolutamente. A me sembra che il Napoli si è pressato, vada un po' in difficoltà, così a occhio, no? Anche il calcio d'angolo abbiamo preso. Problemi ce l'ha, ragazzi. Sì, sì. No. E come? C'è un dato antico, magari... Ditemi se è la mia suggestione o è vero. Queste maglie sudando diventa più scure ancora. Il viola diventa ancora può più darsi, può darsi. Come se fosse un termometro di violitudine. Cioè, perché oramai nessuno più mette la maglia della salute. Sì. Però è più scuro. Certo, perché il sudore ti fa diventare più scuro la maglia. Ma scurisce. A volte non capita, cioè, perché lo scorso anno non capitava. Ma io. Però magari la maglia della salute di una volta mi si chiamava. Ma ci fate casa anche voi o no? Più scuro? Sì, sì, no, ma è vero, diventa più scura sicuro. È il sudore. Vero, è vero, il sudore sì, diventa più scuro, è vero. Cioè. Gabriele. Rimessa laterale per la Fiorentina che ricomincia il fraseggio da Terracciano. Il tocco adesso è per Nicola Milenkovic e poi Artur. Avanza adesso il brasiliano, Napoli che adesso cerca una difesa pressando un po' più alto. Senza comunque correre a vuoto con adesso Terracciano che è pronto per lanciare in avanti Milenkovic, c'è Bonaventura che si abbassa molto per ricevere e toccare qualche pallone in più, Milenkovic va da Martinez quarta, si sbraccia Dodò a destra, Martinez quarta finta il lancio e poi lo effettua,
cercando Beltran, ma il pallone l'ha preso Oliveira. Attenzione al break del Napoli, avanza il numero 17, c'è Kvaratskhelia sul lato di sinistra, uno contro uno che si rinnova con Martinez Quarta, ancora Kvara, la finta va nel mezzo da Kajuste e libera addirittura Nzola, che in fase di ripiego ha dato una mano ai suoi compagni di squadra. Rahmani riceve la sfera e la gestisce sotto la suola. Lobotka gestisce ancora il pallone. Rahmani, Anghissà, ancora Rahmani. Si difende il Napoli dalla pressione di Mbala Nzola, retrocedendo da Meret che deve accelerare l'operazione e lo fa. Martinez Quarta in attacco adesso alla Fiorentina con Bonaventura sulla tre quarti. C'è Nico Gonzalez che si fa vedere, ma c'è soprattutto Dodò che ha un po' di campo sulla destra, servito il brasiliano, lato corto dell'area di rigore, il cross sul secondo palo, colpo di testa sporcato di Martinez Quarta. Kwame gestisce possesso al limite, arma al destro, ci prova, tiro alto sopra la traversa, ma è il primo vero tiro verso la porta del Napoli. Che bella azione. Sì. Sì. Mi sembra che Martinez Quarta, dopo l'errore, no, insomma, sia un po' migliorato, sia bello presente, sia forse lo ci sta mettendo più. Ma a me sinceramente, ripeto, mi sembra che in questo periodo sia in grande condizione. Ora l'errore c'è stato, ci sta, ci mancherebbe altro, però mi sembra un giocatore assolutamente in condizione. Ma questa è stata una bella azione, sì, con cambi di campo, tenendo sempre la palla a terra. Jack ha dato una grande palla, l'inserimento con i tempi giusti di Dodò, anche bello il cross, insomma. Non ben disposti in fase d'attacco in questo senso qui, per ricevere i cross di Dodò tutti e due insieme. Sì, potevano distribuirsi meglio. C'è un dato stranissimo, se vi interessa. Certo. Il possesso palla 66 Fiorentina, 34 Napoli. Vabbè, allora si sta facendo la partita, Cecchi. Sai, si sta facendo, però dopo finché hanno fatto gol, beh, poi, però cioè, poi vai a vedere occasione da gol 5 Napoli, 1 Fiorentina. Sì, infatti è vero, la verità è quella. Ora 5 mi sembra tante. No, perché lo schiamano tiri in porta, ti chiamano tiri in porta. Sì, tiri in porta di Kvaratskhelia. Sì, mette a quelle lì come occasioni, dai. Vabbè, non è che siano occasioni. Anche quello di infatti Beltrán. Ma ora le andava in curva. Per noi l'unica cosa è Beltrán, l'unica occasione è Beltrán. Gabriele. Martinez Quarta riceve il pallone e gestisce nella solita situazione, ossia Fiorentina che imposta, Napoli che si difende con adesso un po' di movimento in più per i viola senza il pallone, Napoli che piano piano cerca di alzare la pressione. Artur per Martinez Quarta, Beltrán a cucire, prova a sgusciare, Lobotka però giganteggia fisicamente e allora Kvaratskhelia prova a riaccendersi sulla sinistra, uno contro uno con Martinez Quarta, rinviene su di lui anche Dodò, prova la spallata, non c'è fallo per Marchetti di Ostia Lidio, si può correre e Fiorentina che dovrebbe sfruttare il contropiede, ma Zola torna all'indietro, Artur pure da Terracciano e adesso si va a sinistra, forse un po' di spazio, dai Fiorentina, su, corri un po' di più. Biraghi prova ad andare da Bonaventura torna all'indietro. Artur prova ad avanzare, va a destra dove c'è Dodò, sempre un po' di spazio per il brasiliano, molto attivo. Il cross di Dodò in area di rigore, mette fuori Ostigard, mette fuori Mazzocchi, di nuovo Lobotka e allora riceve sulla tre quarti Artur che finta la penetrazione, poi va nuovamente a destra da Dodò, il suggerimento verso l'area di rigore, fallo di mano di Lobotka, molto ingenuo qua il numero 68, punizione ghiottissima per la Fiorentina, siamo ad una spanna diciamo da limite dell'area di rigore nei pressi della lunetta delimitante la distanza e di conseguenza posizione congeniale per un mancino ed immaginiamo Biraghi pronto sul punto di battuta per far capire anche ai nostri amici telespettatori praticamente dalla stessa posizione dove Biraghi ha colpito il montante e la traversa nella gara contro il Bruges, più o meno siamo da quella mattonella lì. E allora Marchetti adesso dispone la barriera a 9,15 m rispetto al punto di battuta, Biraghi appunto col mancino sistema il pallone, non c'è nessun altro contendente per questa punizione, anche se magari Nico Gonzalez col mancino da lì potrebbe essere insidioso, oppure Bonaventura con il destro per fare una traiettoria al contrario. Meret preoccupato, sistema una barriera molto folta, addirittura contiamo 3, 4, 5 uomini in barriera e forse possibilità di coccodrillo con Politano che attende le indicazioni. In barriera ci sono Rahmani, Kajuste, Simeone, Ostigard ed un altro giocatore. Adesso addirittura barriera aggiuntiva in sostanza con Kwame e Nico Gonzalez che estendono la barriera, Meret non vede, non può vedere. Biraghi pronto con
Marchetti che fischia adesso, Biraghi sospiro, guarda il pallone, guarda Meret ed è pronto con il suo mancino che va in palla. Bello, bello, grande il capitano, andiamo. Bravo Miro, traversa e gol, un bacio al montante e stavolta però l'ennesimo palo si trasforma in gol, secondo gol in Serie A in questa stagione per Cristiano Biraghi che ha trovato una gemma davvero da ottima posizione, quella ormai la rinominiamo Mattonella Biraghi, al 40esimo ha pareggiato la Fiorentina con il suo capitano Cristiano Biraghi. Bella, oh, bellissimo. Ma questo c'ha un piede d'oro, ragazzi. Poi era proprio. Sì, guarda, lui veramente gli si può contestare tutto, ma la delicatezza con il piede non gli manca. Ha fatto gol e è andato via tutto. Ecco qua, ecco qua. Fa un gol fantastico, bravo, sono contento. Ora per volevo lui. Dirvi una cosa e poi mi venite tutte addosso. Dimmi. Però questa punizione mi ha ricordato un po' alcune punizioni che batteva Batistuta. Cioè l'ha tirata potentissima perché non era solo precisa. Ma lui, guarda che no. Batti le batteva ancora più forte. Ma andava, tirava forte. Però, non sopra la barriera. Batistuta da una Te ne dico 200, una con il Venezia. Ma Batistuta con la Lazio. Da dove ha battuto adesso non avrebbe mai fatto gol. Però le tirava così, no? Anche perché lui non c'ha il piedino da tirare così, lui tira forte a girare. Gli dà forza, ma tirava più lontano. Comunque ha fatto un gran gol. Ha fatto un gran gol, veramente. E se lo merita perché a Bruges tanta roba. Il palo, e quante volte anche i calci d'angolo, le punizioni, è sempre insidioso. Poi la gente lo contesta delle volte perché crossa 100 volte una partita, 10 li può anche sbagliare, ma sì, quante però, palle interessanti. Però te tu sai bene, crossa 100, può anche crossare 100 volte, però da fermo e da tre quarti campo. Certo. Cioè, ora però, non è un'area sui fondi. Andiamo da Gabriele. Con Meret che rimette il pallone in avanti per Anghissà. Il tocco a destra dove c'è Politano, imposta il Napoli adesso retrocedendo da Rahmani, ancora Meret lo gestisce all'interno della propria area piccola. Meret, Rahmani, c'è Lobotka lì vicino, il tocco a destra per Mazzocchi, recupera il pallone in Zola che entra in area di rigore. Zola! Sì, sì, bomber! Andiamo così! Incredibile, ma vero! Come nella settimana enigmistica, Zola ha forse sbagliato qualche gol facile e qui l'ha fatto bellissimo! Ha recuperato il pallone dal lato corto dell'area grande, è penetrato in area di rigore e con una stecca da biliardo ha trovato la buca d'angolo. Meret ha potuto solo guardare il festeggiamento di Mbala Zola con Dodò e questa è una bellissima notizia per la Fiorentina. Il gol dell'attaccante significa tanto qui, frittata di Politano che regala il pallone all'angolano, lo conduce con il destro che non è il suo piede, trova una steccata in buca d'angolo, imprendibile davvero per Meret, la Fiorentina è in vantaggio. Meret male su questo tiro perché di è lenta più che altro, però è precisa, è precisissima, dunque è lenta. Questo gol 3 mesi fa non l'avrebbe mai fatto, questa è la testa. È andato un conduzione di palla, vedi la che fa, è andato a prendere la palla e probabilmente la mollava, ha fatto un tiro che non era irresistibile ma era quello che serviva, cioè piazzato di un giocatore probabilmente era acquistato sicurezza, ditemelo voi, avete giocato, ma non è so. No, ma è bello, la sicurezza, l'attaccante fa gol e tutto. Ora è capace che ti faccia anche una giocata col tacco e ti metta Nico Gonzalez davanti alla porta, però la fiducia è tutta. Però poi tu capisci perché il Napoli è lì, dai. Cioè, errore clamoroso di Politano e dalla palla dentro l'area. Però riparte il Napoli, attenzione, questa è una partita divertente a questo punto, Gabriele. Con Politano adesso che va in uno contro uno con Biraghi, cross sul secondo palo, lo mette giù Kvaratskhelia, attenzione con Kwame che lo mette fuori, via, via Artur, via, bravissimo. Vai Fiorentina, vai a pressare con Ostigard che ha qualche difficoltà, la mette giù Beltran, addirittura Olivera in diagonale riesce a rinvenire sull'argentino. Lancio di Ostigard nella terra di nessuno, la fa sua Terracciano e Fiorentina che adesso può gestire il possesso. 43 e qualche spicciolo al Frank. Anche Fiorentina in vantaggio in rimonta per 2-1 e nel periodo precedente ha ammonito anche Kvaratskhelia, giusto per dare il computo del tabellino complessivo. Artur per Milenkovic, imposta la Fiorentina, vediamo se c'è qualche chance, si sbraccia Dodò, vuole tutti i palloni il brasiliano e allora lo accontenta Martinez Quarta cercando di pescarlo, pallone che forse è uscito, forse no, per ora si gioca.
Dodò, Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura. Ancora Beltran fraseggia la Fiorentina con Cajuste che va a pressare su Martinez quarta. Milenkovic avanza superando la linea mediana del campo, c'è Biraghi, si fa vedere sull'out Kwame, rimessa laterale per la Fiorentina, applaude tutto il Franchi. Giacomo. C'è un messaggio che dice Beltrami è un mezzo giocatore. Che Beltrami e Beltrami. Beltrami invece secondo me è un grande giocatore. Bene, allora la Fiorentina l'ha raddrizzata, sì. Insomma, e oggettivamente questo ci dice molto del Napoli di quest'anno. Sì, perché, insomma, ci fa capire però anche, che è stato il Napoli. Sì, però è anche buon momento la Fiorentina. Però, la Fiorentina guardiamo sta anche, giocando bene. Vediamo anche sta il bicchiere mezzo pieno, non solo quello mezzo pieno. No, dico, anche perché no, la Fiorentina... No, lui è ancora quello che dice lui, penso di capire. Sì. Perché un Napoli vero, un errore così non l'avrebbe mai fatto. Insomma, Politano ha fatto una leggerezza. No, però noi bravo a approfittare. Politano, ma tante palle perse da Kvaratskhelia anche come ultimo. Intanto la Fiorentina continua avanti, a attaccare, va bene. Con Kwame che cerca di entrare in area di rigore, la finta controfinta, c'è Bonaventura, il suggerimento all'indietro per Biraghi, il cross, Nico Gonzalez con la testa, pallone che termina alto sopra la traversa, forse si sono anche toccati con la testa Østigard e Nico Gonzalez, i due contendenti in questa soluzione aerea, forse si sono toccati in un testa a testa, comunque sì, Nico Gonzalez è rimasto a terra, un minuto di recupero già in corso, ma credo che andremo oltre proprio per soccorrere Nico Gonzalez. Nel frattempo il monitor di servizio ci ripropone la gemma di Biraghi, conclusione a giro davvero imprendibile per Meret, un bacio alla traversa, forse ha toccato addirittura al palo, ma quando Biraghi calcia così non si può davvero far niente, e ci ripropone anche la stoccata in buca d'angolo. In due minuti la Fiorentina ha ribaltato, prima con Biraghi e poi con Zola. Giacomo. Eccoci qua. Cos'è che stavate mettendo? No, è andato talmente scordinato con col piede destro, sì, che non sa neanche lui come ha calciato. Sì, che poi di oi. Oi. No. Ascolta su Gonzalez. La finale fra 15 giorni. Gonzalez, tanto lui. Ho capito, ho visto Gonzalez. Sì. Si mette la ginocchio, ho detto vai. Che giustamente. Delle volte fortuna si toccava un dito. Ti dirò una cosa: peccato che l'abbia toccata, perché sennò questa palla finiva a Beltran, stop, ed era tutto solo. Poi si diceva che Meret non ha spinto sul piede d'appoggio, non ha spinto. Sì, ma infatti si è visto, no, che è andato giù, sì, piano. Sì, infatti il Gonci se l'aspettava nemmeno su Pitino. No, anche perché di destro così, vero la precisione, ma... Sì, insomma, è partita lei. Comunque sta un bel gol. Però, molto bello, molto bello. Lui ha messo il destro e fa quello, non è su piede. Certo. È su piede, ha cercato di fare in meglio. Per capire come la... No, Meretti non ha spinto. Però se Meretti non ha spinto, chi gli piace fare... No, per carità, però ecco. Giacomo, solo per darti la fine del primo tempo, Fiorentina in vantaggio per 2-1. Bene, diciamo che questo primo tempo è stato anche divertente, se vogliamo, sì. Una partita, diciamo, dove non è che abbiamo visto il calcio champagne, né Manchester City. No, però va bene. Però insomma la Fiorentina è in palla, sì. Comunque vada questa partita, la Fiorentina sta bene, come l'anno scorso, sta chiudendo la stagione in forma. Sì, perché a Bruges si è visto questo, una squadra... un campo difficile che ha dominato, col Monza si è visto questo, anche se il Monza chiaramente magari non avrà giocato al 100% della convinzione, il Napoli partito bene, ha trovato anche il gol, ma poi dopo ha sofferto la Fiorentina, che sta oggettivamente bene. Sì, il Napoli ha perso l'attimo. Però secondo me non ci sa adesso il momento che si tira a porta e si fa gol. Sì. Guarda, conta tanto. Sì, ma cioè, si crea anche il Monza, cioè, ma non si crea, tante occasioni, ma si crea, però quelle ci abitano... Però si crea di più rispetto al periodo critico. C'è dai. Un dato secondo me interessante. È già la terza partita consecutiva che vai sotto. Che la Fiorentina va sotto. E va poi vince. Non si fa prendere dal panico. E sia al Bruges, sia al Monza, sia stasera lentamente riprende fine la partita, certo. E comanda lei. Comunque, vero. Tu, quando la Fiorentina fa il gol, sta comandando lei. Sì, sì, vero. Comunque, secondo me è importante... anche il fatto di avere una punta centrale vera. Sì, sì. Che sì, poi sì. Magari non è che faccia chissà che cosa, però avere sì. Uno un punto che sai che lì... una boa, sì, dai, è importante. La cosa bella è una squadra che non si sfalda. Cioè, no. Tu la vedi, ha visto una cosa pulita. Ricordate i primi 20 minuti di Bruges? Sì. Sembrava in Baia di Eventi, prende il gol e guarda caso, come se fosse una sorta di elettroshock, non lo so, e lo distrugge anche, il Bruges. Col Monza. Fa uguale. Stasera per ora, poi aspettiamo solo tempo. Vediamo, per ora... Però è il copione è lo stesso. Anche in partite meno fortunate, il Genoa in casa va sotto e pareggia, sì, e sì. Insomma sfiora la vittoria. E a Verona va sotto, pareggia, poi insomma, piglia il 2-1. Però insomma ha sempre reagito la squadra. Però abbiamo
quando passiamo un buon momento anche in fase realizzativa. Sì, cioè, ma secondo me è un problema di fisio e di testa, cioè questa squadra è in fiducia, no? Questa squadra sta bene ora. E poi vincere aiuta a vincere, c'è poco da fare, non è che lo diciamo così. E poi c'è una cosa che allora, oggettivamente dobbiamo riconoscere, secondo me, a questo allenatore e a questa società. Un'unità di gruppo che mi pare evidente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto esultare Christensen, che non gioca e che magari avrebbe potuto aspirare a giocare. Anche Belotti ha fatto con Belotti, ma il gol di Arthur l'altra sera, l'abbraccio con Italiano, Dodò che lo va a baciare, insomma il gruppo c'è. Questo è importante, perché anche perché poi cosa ora... mi sembra magari forse nel Napoli non è no, così. Napoli non è così dai 10 di luglio. Sì. Cioè. Infatti secondo me si sono un po' mangiati, anche stasera, piano piano si sono mangiati. Ora, di loro. Se siete stati attenti, immagino di sì, almeno 3 o 4 volte Kvaratskhelia ha avuto delle possibilità, insomma, nell'uno contro uno o di mettere dei palloni, li ha sbagliati tutti. Vabbè, ma non è il Kvaratskhelia. No, infatti. Cioè. Però Dodò, ragazzi, Dodò in fase difensiva non è facile. È ovvio, se va di testa, ciao. Ma quando la palla resta bassa, anche con un giocatore di talento, di qualità come quella sera, non trema. E poi ricordate che Kvaratskhelia, già l'anno scorso, gli ultimi 2 mesi, ti ricordi? Sì, è diventato molto egoista, va sempre da solo, non gioca più, gioca poco per la squadra. Ecco, Kvaratskhelia è proprio un'altra faccia della Fiorentina. Tu vedi il Napoli che non riesce a essere squadra, lo è stato per un quarto d'ora, 10 minuti. Infatti, poi fatto non bene, so perché. Che ha qualità. Non so perché si sfarina e va sulla giocata singola. Kvaratskhelia ha fatto 2 o 3 strappi singoli. Adesso. Che poi la Fiorentina non c'ha il giocatore alla Kvaratskhelia, perché Gonzalez è altro. Sottile. Gonzalez è meno forte, Kvaratskhelia, ma è più dentro un gruppo, è più nella fase difensiva. E la Fiorentina, se ti dicano, io non so voi, che voti date? Ho difficoltà a dare il voto altissimo, il 7,5, ecco. Perché è una squadra che è quasi tutta da 6,5, ma è qui il 6,5 che consente di ribaltare il risultato. È collettiva la Fiorentina. È una squadra che davvero sembra... È collettiva, che però domina sempre gli avversari. Certo. Sempre. E allora lo dico, ma io sono convinto. Ecco, cacciare Italiano. No, lo dico, questi messaggi però non li leggiamo più, nel senso... No, infatti io non li leggo. C'è qualche tifoso juventino che si diverte a vederci e fa bene, perché si diverte più con noi, con la Juventus, quindi fa bene a vederci, si manda i messaggi provocatori, noi ormai non gli rispondiamo anche più. Perché. Ce n'è uno vuole esonerare Italiano prima da Atene, che sarebbe un bel messaggio al gruppo. Sarebbe forte. Sicuramente. Una cosa la Cecchigori, Massimo l'ha vissuta, un allenatore con la Fiorentina seconda classifica. È vero, è vero. Però la Fiorentina c'è, ed è collettiva, e il messaggio forte che manda, al di là del fatto che se vinciamo siamo in Conference League, lo so, io sono monotematico, Atene aspettaci, ci siamo. Comunque, pronti, l'importante siamo. È che lei non compri il biglietto per le finali, perché porta male. Eccoci. Ecco come è andata a finire. Oh, poi hai visto, ti ha dato di lei proprio. E Fiorentina sta vincendo, no? Quindi dovrebbe essere euforia, arriva lui, questo piombo. Mette la tristezza. La tristezza. No. E questo spirito lombardo, lei l'ha visto l'albero di Zoccoli. No, davvero. Un film tristissimo, a parte di Bergamasco, quindi però siamo lì. Cioè, siamo lì, voglio dire, Bergamo. Quanto c'è da Bergamo a Cernusco? Poco. 20 km, 30 km. È quella roba lì. È una tristezza pesante, si mangia da polenta. Ecco. No, perché ha comprato il biglietto per andare a Roma e poi... Avevo preso l'albergo per andare a Roma come lo scorso anno, e l'albergo l'ho sfissato, non ho preso il volo da Atene perché purtroppo sarò con voi in questo studio a raccontarle, quindi era meglio se andava a Atene. Vediamo. Allora, quindi tutto molto bene, direi, e segnali appunto giustamente incoraggianti per Atene, e diciamo, qualora la Fiorentina dovesse portare a casa questo risultato, beh, insomma, io... È comunque una cosa secondaria, ma la Lazio a San Siro, l'Inter, insomma, c'entra. Certo. Cioè, pensando che comunque c'è la Fiorentina virtualmente. Cioè, vabbè, che possa essere. L'unico problema della Lazio è che ce l'ha solo la fine, l'ultima. Bisogna vedere come ce l'ha. E noi ci sarà l'Atalanta, ma Gasperini abbia detto ce la regala perché non importa nulla. L'ha detto Gasperini. Ma se l'Atalanta all'ultima di campionato, se non ha bisogno, cioè poi sono tutti partiti a giocare. Se avesse vinto l'Europa League, no, io spero non abbia vinta, sinceramente. Io spero di sì. No, io spero di no, e poi magari loro sono Champions League. Puoi dire quello che vuoi, ma tanto Gasperini non regala niente a nessuno. No, giustamente. Ma ce ne andremo a giocare. Ma nel senso che ha fatto la battuta, però... Sì, l'ha fatta perché, insomma... Ma sarebbe giusto che un regalo, un regalo si voglia a meno.
Sì, sì, poi, sì. Matematicamente, perché poi a Napoli manca sì, uno. Sì. Tu no, sopra di 5 noi siamo matematicamente in conference. In conference. Perché c'è il Torino, se anche vincere, sta dietro 3 punti. Sì, sì. Poi, come diciamo da ormai mesi, vorremmo fare un salto di qualità e andare in Europa League. Certo. Ma lo possiamo fare soltanto, secondo poi adesso si apre no, no, vincendo strada. Atene, no, no, sì, vincendo Atene. Certo. Però, io... torno a ribadire, la Lazio, allora, la Fiorentina deve vincere questa partita, la Lazio, domenica, se non sbaglio, va a San Siro. Quindi domenica sera mi pare. Virtualmente la Fiorentina potrebbe essere a pari e quindi meglio la Lazio, che c'è una migliore, quindi la Lazio deve andare a Milano e fare punti. Insomma, io credo che la Lazio perda domenica. Allora, se perde diventa divertente. Sì, cioè diventa insomma, importante la partita con l'Atalanta. Con l'Atalanta. No, prima a Cagliari. Insomma, sì, vediamo. Il fatto sta che la Fiorentina. Ah, certo, è vero, perché se a Cagliari non vince, con il Sassuolo è finita. Se la Fiorentina vince stasera, ha la matematica certezza di essere in Europa anche l'anno scorso. Ed è ancora in corsa anche il campionato per l'Europa League. Questo è il dato. Se dovesse esserci un problema col Milan. Anche... Ora Orlando, ferma. Se ce ne levano altri due o tre. Forza di teta. Già siamo andati in Europa l'anno scorso per il problema della Juve. Secondo me è sbagliato a sperare in questo. No, se dobbiamo andare perché andiamo in campo e vinciamo. Però pensa, si vince, siamo in finale, no, perché sennò dopo porto male. Siamo in finale, non ci si doveva essere. Pensa. Però la Juve, il Milan ha vinto la Coppa dei Campioni, non ci doveva essere, per dire, ma il Milan, la Juventus non gioca le coppe europee. No, perché si è alzato in Europa uno. No, ma gli ha detto, signori, voi avete un bilancio falso. Sì, ma però sai, il bilancio non è colpa dei giocatori. Capito? No, ma alcuni giocatori è che hanno un bilancio sano, non ci sarebbe hanno stato. Comprato i giocatori non potevano avere. È sempre meglio arrivarci dal campo, non da cose extracampo, secondo capito. Il mio parere. Sì, ho capito, sì, però poi, va bene. Sono d'accordo, però. Però voglio dire, se una società ha un bilancio falso, vuol dire che ha giocato un dei calciatori e non avrebbe dovuto avere. Beh, ad esempio, questo qui va bene per io, ma per il Milan non è un bilancio falso, è solamente un cambio di proprietà, cioè non è un bilancio falso. Lì c'è un giochino. Comunque tanti Milan. Ma poi se ne frega, ma per fare. No, io sono anche dell'idea che a me le vittorie sul calcio. No, ma noi. Questo fra i poi penso. Ascoltami, che quando Carraro. Se lo scudetto di Cagliari per dire pensa a Carubetto, ma non quello ci farebbe. Quello eccetera. Però, per esempio, l'anno in cui ci dalla Serie C2 vincevo il campionato, andavamo in C1, ci pescarono in B, non mi piacque. Io volevo giocare a Macra C1. Siamo stati abbastanza avvantaggiati. Non voglio nessuno che dia, comunque, il palazzo è con te. Non voglio. Cioè, quando ci hanno chiamato sul Pullman, che andavamo a Luca a giocare in Coppa e ci andavamo in B, eravamo contenti uguali. Sì, per forza, ma è ovvio, qua, sì, certo. però in linea di principio, però, dovrei dire grazie alla federazione, alla Lega? Anche no. Perché la mia idea è diversa. Voglio però, mandare un C2 e io ascolto tutto. Scusate, sono due cose diverse, secondo me. Perché lì ci ripescarono dicendo che invece di prendere una della C che doveva venire su, presero noi perché inventarono una legge assurda. Ma quando lo Schalke 04 ha vinto a Firenze 3-0 a tavolino, perché noi si è fatto già un giocatore squalificato, Casarza. Hanno vinto perché noi si è violato una regola, vero, no? Perché e l'hanno portata a casa. Se una squadra viene estromessa da una coppa perché non ha rispettato delle regole, cioè non è come noi ci hanno detto vi si piglia voi perché voi c'avete Piazza del Duomo e Battistero la venire su un Serie B. Comunque. Facciamo una pausa, la verità, ecco, bravo, è che io voglio andarci vincendo la conference, la prossima Europa League. Eccoci qua, ancora in diretta con Casa Viola, lo vedete in sovrimpressione, la Fiorentina sta battendo 2-1 il Napoli, un risultato che ha visto i Viola rimontare il gol di Rachmani con una punizione gioiello di Biraghi e un bel colpo da biliardo di Nzola che insomma sta dimostrando di essere... di stare bene, via. Ecco, faccio io un po' il miscelista della situazione. Viene da chiedersi con uno Nzola così, che non è Van Basten, non è Batistuta, ma è un giocatore che sta dentro la squadra, no? Con uno Nzola così dall'inizio dell'anno forse, questo non è il giocatore che abbiamo visto tante volte. Ci sono due problemi, che male Nzola non era quello di adesso, Anisa. Che probabilmente anche la Fiorentina, anche la Fiorentina non gli permetteva di fare. Però ancora c'è stata un po' la badatura del cerchio e
Le cerchi? Lonzolac, che vediamo adesso, è un calciatore che si capisce come mai negli anni precedenti 10, 12, 16 gol li faceva. Quanti ne ha fatti fino adesso di gol? Io penso abbia fatti 2 o 3 in campionato. 2 o 3, mi ha tanti. E poi in campionato 2? No, 3? Ne ha fatti 3. Perché ne ha fatto un rigore? Uno su rigore. Scusi, uno col Cagliari. Scusi, Valletta ci potrebbe controllare? Ne ha fatti 3, uno col Cagliari, ha ragione lui, uno col Cagliari. Quando si vinceva il rigore contro l'Udinese che levò la palla a Beltran e questo credo, tre gol. Poi ha fatto il gol, però ha fatto il gol col Bruges e ha segnato il rigore contro il Parma che aveva riaperto la finale Coppa Italia, la partita Coppa Italia. Sta venendo fuori nell'ultima parte della stagione. E se dovesse essere protagonista, questo è il casino. La prima parte nessuno si ricorda. Beh, diciamo che probabilmente Nzola con queste prestazioni potrebbe orientare il mercato della Fiorentina. Da una parte c'ha Belotti e dovrebbe essere riscattato, e dall'altro c'è un calciatore che ha pagato 10 milioni, più giovane di proprietà, e quindi ci sta che punti su. Cioè, magari puntare su questo Nzola come seconda, cioè non come titolare, però come secondo attaccante, probabilmente certo. Potrebbe essere. Poi c'è anche Beltrà. C'è Travanti, ma ha trovato ugualmente. Certo, però, appunto, però a quel punto magari lasciano partire Belotti e vanno a prendere una punta. Beh, magari se tu vai, cioè se devi puntare, non puoi partire con Nzola titolare. No, ma infatti sto dicendo, è un giocatore dove mi pare chiaro la Fiorentina il prossimo anno andrà a cercare un centravanti, no? Fino a oggi si diceva i terranno tra Nzola e poi secondo l'allenatore c'è, perché può darsi che l'allenatore viene e gli piace Beltran come centravanti, perché noi Beltran si è fatto fuori, ma Beltran è un centravanti, ma può darsi che arrivi un allenatore che gioca con 2 punte. Sì, infatti, vediamo poi chi arriva, cioè, ma le voci sempre Aquilani, no, io ho letto anche che Palladino è tornato in Austria. Speriamo. Questo problema sul l'altra sera, sul procuratore. L'altra sera c'era, giusto, sì, c'era Sartori a Firenze a vedere Fiorentina Monza. Sì, ma sarà sì, secondo me è venuto a vedere. Per me è venuto a vedere italiano. No, italiano lo può vedere, ma scusa, è italiano che ti ha venuto a vedere il giocatore. Secondo me è venuto a vedere allenatore, dai. Sai che potrebbe essere venuto a vedere anche chi? Col pane è venuto a vedere. Sì, per l'amor del cielo. Ma uno verrà a vedere i giocatori, chi tu va a vedere l'allenatore? Vabbè, verrà a vedere tutto. Magari voleva vedere anche i giocatori, vuole vedere come gioca la Fiorentina, anche se lo sa a memoria. Però dico, per l'appunto... Dove va Sarri il prossimo anno, secondo voi? Perché Sarri ha detto che tra 3 anni si ritira. Sarri va, se va in Inghilterra. Va in Inghilterra. Anche secondo me. Le mie notizie sono Newcastle. Ma tanta roba che potrebbe andarci per proprietà ricca. Sì. Sarà ricchissimo. Queste e buona sono squadra anche, sono le notizie. Siamo la Sciupi. Che in Italia nessuno gli può garantire quello che vuole, ma non da un punto economico. No, proprio sotto altri aspetti. A me risulta che a Firenze comunque dovrebbe arrivare Masià a fare il direttore sportivo e Aquilani. E Mario Gomez a fare il centravanti. Ecco, per carità, anche lì poi. E Aquilani allenatore. Io poi o ti fa Fiorentina, per carità. Parliamo a fine partita o sì, a fine perché, anno, cioè, dai, su. Cioè, se no, a fine che requisito hai? Sono amico di frate. Ho capito, non può essere solamente un requisito. Di Masiao o di Aquilani? Di tu sta parlando? Di Aquilani. Di Aquilani, penso. No, ma Masiao non è mica male. Masiao, ragazzo, non è mia male, dai. Bravo. A me piace, poi. Ragazzi, io che vi devo dire? Allora, ha portato un giocatore importante. Siccome sono amici a Spezia, guardare che fa guarda quello che fa sotto a rischio di portare lo Spezia a Serie C. Ho capito, ma a Firenze non lo puoi anche sbagliare, però a Firenze ha fatto bene, a Valencia ha fatto bene. Firenze ha sbagliato ovunque. No. Allora i colpi di Masià sono Borca Valero, Gonzalo Rodriguez, magari a ritrovarli. A me mi sembra una scelta, ripeto, io sono dell'idea che la Fiorentina deve essere più ambiziosa, che deve guardare... E sapeva, cioè, però, sapeva quell'allenatore... Allora capito, certo, ma infatti, ma non può essere Goretti, ma sia Aquilani, ma porca, perché gli altri guardano a Sarri, a Conte, che io non vorrei mai a Firenze, ho capito, ma c'è una via di mezzo. Intanto devo cominciare la partita. Mezzo, no. Ma te pensi che Sarri verrebbe alla Fiorentina? Penso di no, ed è quello che mi preoccupa. Però scusate, non ti devi preoccupare, perché noi siamo così. E allora bisogna cambiare corso. Bisogna vincere qualcosa, bisogna vincere la conference, andare alla League. Bravo. E ci allargherà delle situazioni. Devi risalire, ma devi anche avere in panchina un allenatore che certifichi
quando c'era Prandelli, alcuni giocatori venivano per Prandelli. Sì, ma per quando averlo, c'era, ma, ho capito, ma c'è un problema. Ma per averlo, secondo me, se si va in Europa e devi crescere. Potrebbe venire anche Sarri, un ma so deve l'ambizione, devi crescere, certo, perché, perché è importante vincere la Atene? Perché comunque perché no, l'Europa. Vabbè, dai. Vabbè. Intanto c'è, qui, c'è il Napoli avanti, Gabriele. Con Kvaratskhelia che prova una scorribanda in avanti, Dodò recupera il pallone e può partire subito in contropiede accelerando un pizzico. Sventagliata a metà campo dove c'è Bonaventura che mette giù il pallone, va a sinistra da Kwame e può puntare Mazzocchi. Sovrappone Biraghi, Kwame va da solo, adesso Biraghi, il cross basso ancora per Kwame che cerca di girarsi su se stesso. Era ottima l'idea dell'ivoriano ma non è riuscito nel controllo. Allora attenzione a Politano che può accendersi, braccato da Bonaventura, Simeone, esce su di lui Martinez Quarta che ringhia, la Fiorentina recupera subito il pallone, ancora con Kwame, sovrappone nuovamente Biraghi, il tocchettino dell'ivoriano, c'è Bonaventura lì vicino che reclama palla in modo eloquente ma va ad Artur, occhiataccia di Bonaventura a Kwame. Nel frattempo Martinez Quarta riceve il pallone nel cerchio di centrocampo, più indietro c'è Milenkovic, servito il difensore serbo classe 97. Ecco nuovamente Martinez Quarta, sulla destra si fa vedere Dodò ma fraseggia la Fiorentina in zona centrale con Artur. Lobotka prova a salire qualche metro su di lui, si gira su se stesso un paio di volte Artur, guadagnando lo spazio per poi servire nuovamente Martinez Quarta. Fraseggia la Fiorentina a destra con Dodò, si fa vedere tra le linee Beltran, Nico Gonzalez, tocco di prima intenzione per Beltran, sporca Oliveira ma poi ancora Beltran. Ecco Dodò sulla destra, possibilità di cross in area di rigore, ci sono qua Menzola, lo finta il brasiliano, va da Nico Gonzalez che va direttamente in porta. Meret si butta sul secondo palo e manda in angolo, stavolta reattivo il portiere partenopeo, ghigno di Nico Gonzalez, conscio del fatto che aveva calciato un bel sinistro a giro, molto preciso, forse non potentissimo. Meret si è comunque dovuto distendere in tuffo e allora calcio d'angolo per la Fiorentina che può salire nuovamente con i propri saltatori, ovviamente Milenkovic, Martinez Quarta, Anzola, Kwame già pronti, appostati in area di rigore, c'è anche Nico e Bonaventura rimane fuori per un'eventuale soluzione dal limite dell'area. Pronto Biraghi, il cross che arriva adesso basso, lo mette fuori momentaneamente Simeone, ancora Biraghi, stop, controllo, va sul secondo palo, salta Martinez Quarta, Ostegard mette fuori, poi Beltran calcia, Oliveira si oppone, ancora Oliveira, prova a innescare il contropiede per il Napoli, scambio con Kvaratskhelia, Oliveira prova a scappare ma è bravissimo Artur a togliere il pallone, rimessa Napoli, Giacomo. La Fiorentina comunque ha cominciato bene questo secondo tempo, il Napoli mi sembra molto confusionario, insomma non... è una partita più viva, sì, tutte e due le squadre hanno un pochino più di brio. Sì, bella partita, la partita di fine stagione, no? In cui poi, insomma, voglio la posta in palio c'è, ma non pedate, è altissima. Se ne poche, cioè, si voglia giocare. È vero, la posta in palio c'è, non è altissima, ha ragione. Chi allo stadio si sta divertendo, insomma. Attenzione, Napoli avanti, Gabriele. E entra in area di rigore, il tocco all'indietro per Mazzocchi, finta, conclusione poi di Kvaratskhelia all'interno dell'area di rigore, palla alta con il colloquio tra Zambonghissà e Kvicha Kvaratskhelia. Napoli che è sgusciato con la trama Oliveira, Anghissà, Kvaratskhelia. Milenkovic è riuscito sul 99 in uno contro uno e poi suggerimento comunque fuori dall'area di rigore che era arrivato a Mazzocchi che poi l'aveva rimesso per Kvaratskhelia. Milenkovic, Biraghi, il tocco a sinistra per la Fiorentina in verticale da Kwame, braccato da Mazzocchi, recupera il pallone il 30, occhio a Mazzocchi che prova ad andare sul fondo saltando anche Biraghi, Mazzocchi il cross sul secondo palo, colpo di testa, Terracciano smanaccia, attenzione, occasione, Cagliusta è fuori e qui la Fiorentina ha rischiato. Giacomo? No, ha rischiato di più perché Cagliusta a porta vuota l'ha tirata fuori. Meno male. Però era pressato. Sì, però insomma questa fascia. Occasione bella. Ma deve stare attento Kwame che ha perso un pallone sulla pressione del giocatore del Napoli e poi lì sono ripartiti. Quelle palle lì con la squadra in uscita non le puoi perdere. Sì. Anche Terracciano qui forse poteva fare un po' meglio su questo colpo di testa. No, chiedo. Io vi dico la verità, più si va avanti e più io penso che noi abbiamo un buonissimo punto. No, questo sono d'accordo io, però... Io sbaglio, perché io vedo tutti questi merette, tutti bravi, no? Però adesso il Napoli fa la partita, attenzione, Gabriele. Con anche Sapper Politano, uno contro uno che si rinnova con Biraghi, stavolta il capitano regge. E allora Anzola, buona trama per Kwame, che poteva forse scappare sul primo controllo. Alla fine lo ha braccato Stanislav Lobotka, qua a me protesta in modo eloquente perché la rimessa è Napoli, secondo l'ivoriano invece doveva essere Gigliata, il tocco però non è chiarissimo, nel frattempo si gioca
con il tocco all'indietro per Rachmani. C'è Østigard, riceve il pallone poi anche sulla sinistra Olivera, nuovamente Østigard che fa sfilare poi per Meret. Rachmani, ci va Anzola a pressare, verticale per Anguissa che riceve il pallone e Beltrani scivolata glielo toglie, bravi quelli viola, con Dodò nuovamente per Beltran che cerca di portare il pallone avanti, Caiusso lo travolge, calcio di punizione da una posizione interessante, siamo un po' più defilati e un pelino più distanti rispetto a dove Biraghi con una gemma ha trovato il gol del pareggio e poi dopo vediamo adesso sul punto di battuta chi andrà, può andarci anche Pardon un destro per un cross in area di rigore. Giacomo per il commento e poi andiamo sulla punizione. Beh, insomma, stava bravo Beltrán a guadagnare questa punizione. Non solo, ha recuperato prima su Anguissa una possibile ripartenza in scivolata, bravo, poi dopo qui è stato bravo e furbo. Però ecco, a un certo punto ha messo il corpo davanti. Io che sono il secondo procuratore di Beltrán, insomma, questo dagli la maglia numero 8 a questo punto. Comunque perché tira, poi ragazzo, è vero, però. Sì, sì, assolutamente. Può fare l'interno. Sì, la mezzala deve fare ormai. 4 dei 3. Comunque tira da lì, giustamente. Sì, però è un po' lontano. Sì, però con questo Meret. Gabriele. Bravo. Biraghi ed Artur sul punto di battuta. Finta Artur. Adesso Biraghi, altra finta. Allora, aspettano forse il movimento della difesa del Napoli. Vediamo se si muovono i viola. Biraghi poi va in porta. Si oppone stavolta la barriera, Beltrán, Artur ricostruisce la Fiorentina, poteva senz'altro gestirla meglio la squadra viola, adesso Dodò per Bonaventura, si va a sinistra dove c'è Nico Gonzalez, braccato da Caiuste, sfortunato l'argentino, è rimessa partenopea con il tocco verso Politano, ma i viola hanno recuperato. Beltrán farà la fine di Comi nel Torino, ve lo ricordate, partì centravanti e finì libero. Libero, libero. E poi lo presi da Roma. Ha fatto una buonissima carriera da centrale. Sei fisico. No, centrale, sì, lo so. Dire, però però se è comprato centravanti, Comi ragazzi deve ha visto bravo a recuperare la palla, poi Roma, ma fai lo tira in porta. Era bravo anche da punto. Ti dico una cosa, non era male. Qua a me, secondo me, se sbaglia ancora due palloni, tre minuti lo leva. Beh, infatti sta giocando male. E chi mette? Iconè. Iconè. Io pensavo fosse io, pensavo Iconè fosse. Potrebbe mettere Castrovilli. No, perché gli sta perdendo un po' troppi palloni. E non si ha sta giocato bene stasera. No, no, tra l'altro l'ha persi vicino all'area nostra. Questo sì, è un po' un problema. Sì. Anche adesso ha mancato un stop. Chiaramente sta parlando di un giocatore che ha sempre fatto bene. Ci sta la serata, no, però sembra un po' sì, qua me ha sempre fatto bene. Sempre vero. Ecco, qua me è un giocatore proprio da 6 e mezzo, difficilmente si dà 8, però anche insomma un giocatore da 6 e mezzo. Oggi un po' meno, eh? Oggi no, oggi no, oggi no, oggi no. So Gabriele. Non so chi farà le pagelle, ma io penso prenda un po' meno. Si fa Stefano oggi le pagelle, no? Io le pagelle non le so fare. Neanch'io. Nemmeno io, se è la verità, però ci provo. Gabriele. Dodò all'indietro per Terracciano, che riceve il pallone, gestisce all'interno della propria area di rigore la Fiorentina. Fiorentina che, come il Napoli, ancora non ha effettuato alcuna sostituzione. In verticale per Nico Gonzalez, salta Østigard che rimane a terra. Per il momento si gioca, poi Marchetti fischia un calcio di punizione. Aspettato qualche secondo il fischietto di Ostia Lido per poi interrompere il gioco. Giacomo. Eccoci qua. Vedo, arriva un messaggio che dice riprendiamo Pioli o Allegri. Ora io devo dire la verità, a me Allegri mi piacerebbe mandare la Fiorentina, ve lo dico. Ma che scherzo. Uno perché non è proprio, cioè non è, capito? Non, cioè è un allenatore che ha allenato la Juventus, ma non è allenatore mai, della Juve. Non ha mai legato il mondo juventino, non si piglia perché non abbiamo giocatori per adatti ad Allegri. Però ci vuole, vabbè, ci ora vuole. Anche è Allegri con questa squadra, che fa? Nulla. Ti metti dietro e gioca in contropiede. Che fa? Allora, si mette a tre dietro e gioca in contropiede. Sono allenatore e a qualche punto lo porta per tanti motivi. Comunque a me mi sta simpatico. A me sì, a Ciuguina. Ecco, pigliamo, se deve pigliare un allenatore, ecco, al di là delle doti tecniche, pigliamo uno non musone che sappia stare allo scherzo e possa rispondere. Oh, dai, che forte. Vabbè, vediamo un po' che fa il Napoli, che ora attacca a loro. Gabriele. Paraschelia sul punto di battuta di questo calcio di punizione, c'è anche Politano, un destro e un sinistro per mettere il pallone verso l'area di rigore, Fiorentina che difende alta. Il tocco invece è di Politano per Kvaratskhelia con Nico Gonzalez che lo travolge, fallo evidente e di fatto il Napoli ha guadagnato qualche yard per fare un parallelo col football americano e allora Nico Gonzalez comunque graziato se vogliamo da Marchetti perché ci poteva anche stare l'ammonizione, è andato direttamente sull'avversario Nico Gonzalez ma nessun provvedimento disciplinare.
Da quella posizione Terracciano, preoccupato per un'eventuale conclusione, sistema la barriera. Vedremo a quanti elementi. 2, 3, 4 per il momento. Caraschella lì, da lì col destro può andare direttamente in porta, tant'è che Politano per adesso si allontana. Salgono comunque tutti: Ostigard, Anghissà, Rachmani, Caiusta e Simeone, e lo stesso Politano che va al limite, rimane poco fuori Lobotka per un'eventuale seconda palla. Sistema la barriera a 9.15, Marchetti raccomandando come al solito di rimanere dietro la linea. 56 sul cronometro, pronto Kvaratskhelia. Siamo circa a 25 metri dalla porta di Terracciano, forse qualcosa in più. È pronto Kvaratskhelia, va direttamente bello. In porta. Mamma mia che gol di Kvaratskhelia. Mamma mia che gol di Kvaratskhelia. Mamma mia che gol di Kvaratskhelia. L'ha cacciata, oh. L'ha fatto bellissimo Kvaratskhelia. Esulta sotto il settore ospiti, dove ci sono i tifosi partenopei e tutta la squadra ad abbracciarlo. Ha fatto un gol meraviglioso qui già Kvaratskhelia, trovando veramente il fondo del sacco. Adesso vedremo se Terracciano è stato forse tradito da un passo da un lato, no, per no, poi andare dall'altra parte, però l'impressione no, è una gemma, signore, è una gemma, ragazzi, davvero. Ha trovato l'incrocio dei pali, imprendibile la punizione di Kvaratskhelia. E perché cacciava più forte. Tra l'altro la barriera è salta, l'unica, che bella. No, però si è aperta. Sì, no. Sì, altro, sì. Sì, però no, calciata divinamente, però si apre la barriera. Però se qua me salta dritto invece che saltare in avanti, aprendosi, ti ha ragione. Vedrai perché è passata dritto. Devi stare io non capisco perché non si tenga più. Ci fatto una caso. Volta ti tenevi. Ti tenevi oggi ci si tirava su insieme. Non faceva gol. Io in barriera non ci stavo perché ero un po' piccino, no, però io ti dico che qui lui fa bello. Una giocata da fenomeno, però la barriera c'ha benissimo. Infilata nel mezzo. E tra l'altro c'è anche un errore secondo me di Gonzalez che insomma prova questa punizione, no? E a me sembra però sai, stava bravo alla schiena, perché l'ha spostata. Comunque insomma, mi sembra anche Gonzalez non stia giocando la migliore delle sue partite stasera, no, ecco, no. Diciamo che sugli esterni la Fiorentina. Ma Gonzalez lo sappiamo, no? Fa una partita sì, tre no, tanto oramai Gonzalez è quello, no? Poi speriamo che caschi la pallina, come si dice nella roulette, no? Che caschi la pallina a Atene, no? Casca la pallina giusta a Atene, va bene così. Però peccato perché la Fiorentina comunque non l'ha calciata bene, come l'ha calciata. Mamma bene. Mia. Bella. Si è visto due punizioni fantastiche. Vedete, mi sai cosa sembra un po'? Le punizioni che batteva un po' Pirlo, te le ricordi? Comunque allora io di Pirlo, io prima stavo pensando, no? Guardavo di Arthur, no? Guardavo lo vodka che è fortissimo. Bravo. Guardavo e pensavo di te, ma Pirlo in Roma era. Cioè, perché verticalizzava, faceva tutto lui, cioè, capito? Era. Che poi era lento, Sì. Cioè, non era. Però era veloce di testa. No, era veloce qua. E piede, vabbè. I piedi. Sì, il problema è quello, i piedi. Vabbè, era un altro tempo, insomma, voglio dire, era un altro. Infatti ma proprio un altro arcio. Siamo abbastanza vicini, non è che. Sono passati 20 anni, ho pedito. Comunque posso sembra una stupidaggine. Ora di compone eresia. Tonali è uno che ci si avvicina. A chi? A Pirlo un no, po'. No, dai, no, Tonali aspetta, non è lavora. No, eccoci. No, aspetta. Tonali si avvicina se gioca ai corsi. No, Tonali nel senso come piede così, un po' ci sa. Poi dopo sicuramente l'estrosità che aveva Pirlo è era più un'altra fisico, cosa. Tonali, no, fisicamente più. Pirlo prestante. Lasciamolo fare, ragazzi. Pirlo veramente era fuori categoria, io me ne rendo sempre più conto. Vabbè, intanto vediamo se riparte la partita, insomma, dopo questo stop per un infortunio al calciatore del Napoli. Detto ci siano dei cambi? Chi si sta scaldando? Entra Ngonge, secondo me. Sì, Ngonge, sì, Cosmopolitano. Nathan per il difensore, non è Nathan. No, questo lì. È Ngonge. No, per lui si è fatto male, non è il difensore centrale brasiliano. Sì, Nathan. Sì. Vediamo un po', insomma, a terra. Gabriele, che succede? Sì, il gioco è fermo perché c'è Ostigard che non sembra in questo momento in grado di poter proseguire. Allora Calzona ha fatto un po' attivare la sua panchina. Nel frattempo si supera l'ora di gioco, si tocca la schiena all'ex difensore del Genoa, claudicante, adesso accompagnato dai sanitari del Napoli. E guadagna l'uscita del terreno di gioco e adesso capiremo anche le sostituzioni eventuali di mister Calzona. Se si stava svestendo della tuta Ngonge, vediamo se ci sono anche altre circostanze. E per ricordare anche la panchina della Fiorentina ci sono Barak, Belotti, Castrovilli, Christensen, Comuzzo, Duncan, Faraoni, Cone, Infantino, Caiode, Maxim Lopez, Mandragora, Martinelli, Parisi e Ranieri. Vedremo eventualmente se ci saranno delle novità anche in casa Fiorentina. Per il momento Ostigard esce, ma non ci sono sostituzioni. Giacomo,
Eccoci qua, insomma, vediamo un po' quello che succede in casa Napoli, manca mezz'ora, quindi insomma ancora può succedere molto, certo è che questa è una partita aperta anche perché il Napoli, magari come dire, anche andando a scartamento ridotto, però ha dei colpi, no? Abbiamo visto anche Paraschera. Ha avuto diciamo un'altra voglia, colpo testa di Caciusta, è uscito a porta vuota. Ma poi è sembrato un pochino più in partita, insomma. Però è bella, una bella partita, è divertente, partita, insomma. Una partita appunto di fine stagione dove si era già convinti di essere invece, vedi. Invece nulla. Gabriele. Anghissà, in posta il Napoli, va a pressare Beltran, Rachmani, Napoli momentaneamente in 10, Østigard vuole riprovare a rientrare, poi vedremo se ce la farà, nel frattempo lancio in avanti, Biraghi è in netto anticipo, però sbaglia, e l'appoggio, attenzione a Politano, sempre sull'out di destra, Politano gestisce, Politano, cross, calcio d'angolo, rimessa laterale, calcio d'angolo per il Napoli, pallone che è stato opposto dal capitano, nel frattempo rientra Østigard, che si tocca comunque la schiena, vedremo se sarà in grado di proseguire. Politano, Kvaratskhelia, batte corto il Napoli, Kvaratskhelia rende a Politano, Politano converge verso il centro, Lobotka lascia sfilare il pallone, fa avanzare Mazzocchi che corre veloce sulla destra, Mazzocchi in area di rigore per Politano, il tiro, palo del Napoli, Beltrán in avanti per Kwame, corri Fiorentina in contropiede perché no? Kwame gestisce il pallone, bravo a trovare Artur, si distende la squadra viola con Dodò che adesso può correre sulla fascia destra del campo puntando Olivera in uno contro uno, c'è anche Bonaventura lì vicino, Dodò fa tutto da solo, mette in area il pallone, Østigard lo mette fuori, Fiorentina che ha cestinato per adesso il contropiede, Martinez quarta raccoglie, mette in area di rigore alla ricerca di Kwame, la spizzicata di Nico Gonzalez, poi Biraghi di fatto si autolancia spingendo Politano e commettendo fallo secondo il fischietto di Ostialido. Giacomo, appena una volta hanno preso il palo degli altri, sì, mettiamola così, hanno fatto anche una bella azione, sì, che Mazzocchi sta spingendo bene in questo secondo tempo, però posso dire, cioè, quando c'è queste cose qui l'Inghilterra, cioè, il campionato inglese è così, no? Ripartono, poi ripartono, a livello tattico mollano qualcosa, che però è spettacolo. Cioè, a me piace vedere che, visto che sono stati bravi anche noi, da qui siamo presi, siamo ripartiti a 2000, insomma, è una partita piacevole stasera, è davvero, sì. Vediamo un po'. Gabriele. Gestisce il Napoli con Rachmani che lancia in avanti dopo il fallo di Biraghi su Politano, Milenkovic gestendo con il fisico Simeone, fa sfilare la sfera verso Pietro Terracciano. 64esimo in corso sul cronometro al Franchi, Fiorentina-Napoli 2-2 con i viola che avevano rimontato il momentaneo svantaggio. Terracciano rischia sulla pressione di Caiuste e poi va da Martinez Quarta che avanza qualche metro. Beltran cerca Dodò sulla corsia di destra, poi Lobotka fa fallo su Beltran e calcio di punizione all'interno della metà campo della Fiorentina. E in precedenza avevo intravisto anche Belotti cominciare la propria fase di riscaldamento, vedremo se ci sarà spazio per l'ex Torino e Roma. Quarta per Artur va a sinistra dove c'è Milenkovic, pressa Politano e allora Milenkovic si rifugia in Pietro Terracciano che gestisce sotto la suola la sfera, pronto poi per rilanciare in avanti e lo fa adesso alla ricerca di Nico Gonzalez che salta, ma salta di più, Østigard la prende lui ma raccoglie Beltran. Supera la linea mediana del campo e va da Nico Gonzalez, corre veloce a destra sulla destra Dodò, se la allunga però Nico Gonzalez con l'intenzione di andare dal terzino ex Shakhtar Donetsk e adesso Napoli che ricomincia da Anghissà e torna all'indietro poi da Rachmani, Østigard, c'è Lobotka sulla verticale, non lo serve l'ex Genoa e allora Fiorentina che adesso aspetta un attimino l'idea del Napoli, prova Østigard ad avanzare qualche metro, lancia in avanti Milenkovic, va a ringhiare, recupera il pallone e allora Nzola si gira, aspetta l'arrivo di un compagno, Nzola gestisce e c'è adesso Biraghi sulla sinistra, finta e poi Kwame, Bonaventura, siamo sulla tre quarti, si fa vedere Nico Gonzalez, si fa vedere Beltrán, si fanno vedere un po' tutti, Bonaventura sceglie lì vicino saggiamente Martinez Quarta, c'è spazio a destra per Dodò, circolazione di palla efficace con Dodò che può avanzare qualche metro, l'MLM cerca il fondo, Dodò lo trova, poi non crossa e arriva alla fine Kvaratskhelia, il raddoppio funziona e Napoli recupera il pallone ma Beltrán è bravo a sfilarlo al 77 partenopeo che ha tirato fuori il coniglio dal cilindro prima su una punizione da 25 metri. Milenkovic lancia lungo, sulla sinistra salta Biraghi ma salta anche Mazzocchi, palla fuori e nel frattempo è pronto Iconé e vedremo a breve le soluzioni di Italiano. Giacomo. Eccoci qua, intanto arriva un messaggio, è dura essere
Viola è in mezzo agli strisciati, arriva ad Arezzo, ma io ne sono orgoglioso e sto con Cecchi, che esalta il gruppo e l'attacco, l'attaccamento. Però Arezzo sono tanti, è il merito di Italiano, è di Italiano, è un poema sto... sì, molto lungo, intanto sta per entrare. Però Arezzo sono tanti, fossi Viola, sì. Io non sono tantissimi. Sì, sì. Esce Nzola, credo, ed entra sì, Belotti, fuori anche sì. Kwame per Iconè. Benissimo, quindi adesso ci sono dei cambi. A me sembra, cioè, poi prima o poi bisognerà parlare di questa evoluzione o involuzione di Beltrán, perché Beltrán giocava veramente a centrocampista, sì, ha sì. recuperato un pallone, ce n'aveva sei davanti. È no? dura. È dura, è così per secondo me, cioè, quest'anno ha dato all'allenatore la disponibilità pur di giocare, però, certo. però l'impressione è un però po' sei fuori dura posizione, così. Certo. Cioè lui, guarda, è bravo, perché guarda la palla difensora. No, perché ha mantenuto la concentrazione, perché certo. delle volte adesso per una partita lo fai, per due partite, poi a un certo punto ti torna un po' fuori la tua indole, no? Ha detto che non gioca esterno già alla finale mondiali. Ancora oggi è pensato. Ci pensa secondo me. A finale mondiale sì, dice, ma no, io un giorno, Gianni Miro non gioco. Ma bisognerebbe pensarci un po' noi però, perché secondo me si era perso qualcosa a non farlo giocare. Perché sapeva. Gabriele. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Con Meret che sistema il castello difensivo in area di rigore, salgono le torri, Viola con Milenkovic che va da fastidio a Meret, ma la battuta è corta, con Biraghi che scambia con Artur, adesso il cross che arriva in area, lascia sfilare Fiorentina, Belotti sul secondo palo, la torre per Gonzales, il Napoli con un po' d'apprensione in due tempi, spazza via alla ricerca di Simeone, Dodò il penultimo difendente in anticipo su tutti e si appoggia lì dietro su Pietro Terracciano, Fiorentina che forse poteva gestire meglio questa... E questo calcio d'angolo però alla fine era stato anche abbastanza efficace. Adesso il lancio per Nico Gonzalez, salta ancora Ostigard che di testa le ha prese veramente tutte. Anguissa va a sinistra dove c'è Kvitsa Kvaratskhelia, oggi versione prime, uno contro uno con Artur, sgasa, va via Kvaratskhelia, guadagna il fondo, cross basso, Simeone, fallo però su Dodò, invece di trovare il pallone ha trovato il brasiliano, diagonale perfetta dell'ex Shakhtar, punizione Viola. Giacomo, eccoci qua. Bravo Dodò, anche. Sì, sì, ma l'ho detto, quando sta bene il giocatore. Dodò è bravo, Quando sta bene, ragazzi. Dodò è un giocatore importantissimo. Anzi, io sono anche stupito che sia rientrato così velocemente. Bravo. Vuol dire che la verità me l'aspettavo. No, no, ma infatti quando lo diceva torno, tutti dicevano vabbè, lo dice lui, ma insomma, invece oggettivamente sa già l'anno prossimo, esatto. Si diceva magari di farà anche Faraone partita. Secondo me pensava di rientrarsi l'anno prossimo, no? Perché ci però... sarà più che altro. No, perché è venuto qui per giocare, ma mamma mia. Testa a testa Caiuste Dodò, fatto male, brutto. Si è guffato Dodò. Marchetti ha il cartellino giallo in mano, credo che punirà l'intervento di Caiuste. Però brutta roba. Vediamo un po' quello che succede, insomma, Dodò si sta. Si sta rialzando Dodò. No, la mia parola era che si fosse aperto la testa. No, Dodò sta bene, ora si rialza anche il giocatore del Napoli, quindi tutto a posto, ammonito. Tutti e due, come la faranno? Qual è il lavoro? Perché l'ha ammonito? Sembrava di testa. Ma io non so perché l'ha ammonito. Infatti non dovevi ammonire nessuno dei due. Ma io non lo so. Ha ammonito il giocatore del Napoli. Va bene. No, vabbè, però è strano perché c'era uno scontro fortuito. Gabriele. Punizione per la Fiorentina all'interno della metà campo del Napoli con Beltrán sul punto di battuta, con Martinez Quarta che è salito. Beltrán va a cercare il connazionale, però troppo corto. Allora Anguissa trasmette in avanti per Simeone, aspetta l'arrivo ancora di Zambo Anguissa sulla sua destra. Simeone va da solo e va in porta. Troppo egoista qua l'ex attaccante di Fiorentina, Genoa e Verona. Rimessa dal fondo per la Fiorentina, meno 20 alla fine dei tempi regolamentari. Poi recupero. Giacomo. Simeone l'ammazza, non erano 6 contro 4, l'ha tirato da metà campo, non si è capito perché. Anche, mi sembra di aver capito che si è girato verso la panice, dove ci aveva anche male. Ci ha messo un problemino. Quindi, insomma, non bene la scelta di Simeone con questa, in questa ripartenza, come si sembra dice che adesso. Vada alla Roma, alla Lazio. Ma mi sa di no, perché ho visto che Immobile hanno confermato, ha detto che resta. C'era questa ipotesi, sto scambio Immobile Simeone. Perché Simeone l'aveva fatto bene, no, anche con, perché no, con Tudor. Con Tudor lo voleva. E già ha fatto 14 con quell'anno, a Verona. E quello 14. vuole.
Ne fece 18, sì, 19. 18, ne fece, accidenti. Fece 18 che... partite, per esempio. Sì, sì, fece 4 triplette. Fece 4 gol in Venezia, 3 gol in Napoli. Anche, anche Tudor vuole Baracca. Sì, e si diceva anche la coppia. E si diceva anche Mandragora, perché Tudor ha avuto anche Mandragora a Udine. E qui deve passare da Falcone. È passato da me. Sì. Gabriele. Beltran va in avanti da Martinez Quarta, che è diventato di fatto un attaccante in più. Dodò trova un ottimo corridoio per Nico Gonzalez. Siamo in area di rigore dal lato corto dell'area. Il suggerimento fuori per Beltran, che accorre e trova Bonaventura. Peccato, no! Peccato, perché? Peccato, peccato. Di solito Bonaventura questi stop non gli sbaglia mai. Stavolta lo sbaglia, perché se l'avesse messa giù il marchigiano da là può far non male, malissimo. Però purtroppo Bonaventura non è riuscito con la sua scarpa finalizzata, come al solito, a stufarlo. E guarda caso c'è pronto Rolando Mandragora per subentrare. Vedremo chi uscirà tra Artur e Bonaventura. Forse il marchigiano non è al top della condizione, però è comunque utile il minutaggio accumulato in questa gara. Fiorentina che ringhia sul Lobotka che imposta, Rachmani in apprensione manda via, Milenkovic spallata d'esperienza e porta il pallone. Qui Bonaventura geniale a proteggere la sfera e poi andare da Icone sulla sinistra con l'aiuto e l'ausilio di Artur. Ancora Bonaventura, adesso Martinez Quarta, avanza la Fiorentina sulla destra con Dodò. C'è Beltran che si muove, c'è anche Nico, Dodò si mette in proprio e poi torna all'indietro da Martinez Quarta, Milenkovic. Sulla sinistra Biraghi, servito, c'è ancora Bonaventura tra le linee che si muove, ma c'è anche Icone sulla sinistra che è fresco, vediamo se combina qualcosa francese, si accentra, va da Belotti, contrasto falloso di Østigard, calcio di punizione da un'ottima mattonella per la Fiorentina che ha un'altra chance dal limite. Østigard si rammarica e si lamenta, però forse ha ringhiato troppo forte, finendo per mordere le caviglie di Belotti in modo falloso. Giacomo. Beh, allora intanto diciamo alcune cose, che Beltran aveva dato una gran palla un paio di minuti fa a... doveva dare per forza forte, se no non passava quella palla. Non era facile per Bonaventura. Poi era di prima. Non era facile a Morbidilla. È stato fatto tutto bene e anche lo stop era quasi impossibile. Non era facile a Morbidilla. E anche se l'avesse stoppata poi aveva due uomini. Insomma, non era facile. Intanto anche con Enzo, ma mi sembra sia entrato bene subito, bello caldo. C'è sta punizione che probabilmente batterà Nico questa Gonzalez. Barriera, allora no. ti posso dire la barriera è fatta male, ci passa Gonzalez dietro, ma passa facile, guardalo, mi sembra vicina, vediamo un pochino, no, più che meno, ma non è vicino, è troppo in qua, non ha un uomo fuori, vediamo un po'. Pure Meretti è convinto. Nico Gonzalez o Belotti? Secondo me passa anche Nico basso. Nico Gonzalez con la traiettoria eventualmente al contrario, passa basso di sinistra. Vediamo. Va Gonzalez, pallone che passa, Meret lo prolunga sopra la traversa, forse con la deviazione della barriera, barriera. E sfera che sarebbe comunque terminata alta sopra, però Meret in sicurezza l'ha voluta sporcare anche lui. Calcio d'angolo per la Fiorentina, comunque insomma c'era questa situazione ghiotta. E vediamo allora dal corner, si avvicina a Biraghi sul punto di battuta, nel frattempo pronto un doppio campo, Mandragora Parisi, e vedremo chi uscirà. Biraghi, Icone, siamo al limite, ha battuto corto la Fiorentina, va adesso da Artur, si allarga anche Beltran, ci sono i saltatori della Fiorentina in area di rigore, rischio di Beltran di innescare un contropiede per il Napoli, poi riceve ancora il pallone da Artur, lo gestiscono i viola, alla fine sono costretti a tornare indietro da Dodò e quest'ultimo va da Terracciano. Ma perché la Fiorentina talvolta non la mette nel mezzo? Giacomo? Perché non gli riesce, è semplice. Perché delle volte c'è quegli altri, se la perdono pigliano con contropiede. Gabriele, sei cattivo, Gabriele. Andiamo avanti che la Fiorentina adesso ha la palla, ma il Napoli pressa Terracciano, che farebbe bene a tirarla via sta palla. No! Alla fine gliela dai a loro. Cestinata, e allora Politano, Gabriele. Uno contro uno sulla destra, Politano ancora Terracciano, costretto ad andare in angolo. Non li facciamo questi regali, ragazzi, insomma mica sotto Natale però. Calcio d'angolo per il Napoli che può portarsi in avanti a 15 dal termine. Nel frattempo Raspadori e Ngonghe pronti per subentrare anche per il Napoli. Insomma, vedremo 4 nuovi volti in questa sfida. Terracciano qua sul primo palo chiude opponendosi. In calcio d'angolo, eccoli i cambi per il Napoli. Fuori Simeone, se non ho intravisto male, e Politano, dentro Raspadori ed Ngonghe, uomo su uomo per Calzona, attaccante e Raspadori con caratteristiche diverse ovviamente rispetto al Ciolito Simeone.
che insomma non ha fatto una grandissima partita. Calcio d'angolo per il Napoli ancora, con adesso Politano che esce e di conseguenza incombenza lasciata subito a Gecchino Raspadori, pronto con la traiettoria di destro ad uscire. Fiorentina che deve marcare, Marchetti però fa cenno di aspettare, vuole andare a colloquiare con Ostigard e Milenkovic, forse troppo affettuosi negli abbracci pre-calcio d'angolo. Marchetti dice: vi vedo, sono qua, occhio. Adesso autorizza, Kvaratskhelia è solo sul secondo palo. Vediamo, Raspadori alza un braccio, ancora Marchetti va a colloquiare. Non piace questa gestione al fischietto di Ostellido, allora li chiama fuori dalla mischia, Martinez Quarta e Rachmani. Martinez Quarta l'ha urtato preventivamente, insomma ci sta una paternale da parte del direttore di gara che non gradirà altro contatto di questo tipo. Vediamo, allora Raspadori rialza nuovamente il braccio destro, chiamando probabilmente un movimento in area, arriva il cross ad uscire! Conclusione in porta che esce di molto, l'aveva ripresa Rachmani. Eccoci qua, Rachmani chiede una deviazione. L'aveva ripresa un'altra volta, testa, ragazzi. Che in realtà non c'è stata nessuna. Un fallo di mano, credo, Rachmani. No, io credo. Speriamo di no. Che chieda la deviazione. Mamma mia, che se... mano non c'è. Di Bilaghi, no. Che l'ha toccata, mi sa, Sì. Comunque, vabbè. Resta il fatto che Rachmani anche in questo caso, questa è una grande palla. Oh, ma l'aveva presa bene. Sì, cioè, sì. A rivederla ora, vederla da dietro è micidiale. Però scusa, forse sarebbe il caso di cambiare e mettermi Milenkovic su Rachmani, no? Ah, esce Beltrán, capito. Rimane Bonaventura in campo, quindi dentro esce. Mandragora e Parisi, fuori Beltrán e Biraghi. E quindi questo è un atteggiamento, insomma, più... diciamo più bilanciato, se vogliamo dire così, con Mandragora accanto a Artur e Bonaventura spostava un po' più avanti. Si è messo un po' più anche perché questo secondo me è come sarà la Sì, perché l'aveva preso campo in Napoli, Ora stiamo soffrendo. E quindi insomma, vediamo un po', esce Beltrán, insomma, scuota un po' la testa. Secondo me non ha giocato neanche una buona gara, insomma, se il suo ruolo è quello di giocare a metà campo, ma lui è diventato mediano. È vero, cioè lui si arriva in maniera clamorosa, che è bravo, per chi partecipa, però si può continuare così. Sì, poi Parisi si presenta subito con un errore che dà il via libera alla nazionale del Napoli, la palla esce, sarà calcio di rinvio per la Fiorentina, insomma. No, la saga degli errori un po', Facciamo una pausa e torniamo tra poco. Eccoci qua, la Fiorentina ha avuto rigore, è stato subito tolto con il VAR, c'è stato un intervento su Belotti, ma il difensore del Napoli ha toccato prima la palla e quindi non era rigore, insomma, no, non era rigore, l'impressione così dal vivo era dal vivo sembrava rigore netto, quello che mi stupisco, come ti dicevo prima, il guardalinea che di fronte a me fa non vedere una roba del genere. Ma secondo me perché il guardalinea, se ci fai caso, va subito verso il fondo del campo per dire che è rigore. Sì, ma è tanto oramai, tanto loro sanno che c'è tanto il VAR, sì. Quindi le responsabilità non se le prende. Se le ha il problema. Capito, tanto. E non si fanno nemici. Sai, in velocità così sembra rigore. Sembra rigore. Vedi là, vogliono levare il VAR, l'avete visto in Inghilterra? Sì, in Inghilterra lo trattano un po' male. Hanno fatto la proposta per togliere il VAR. Non si può togliere il VAR. Perché il VAR sbaglia, certo sbaglia il VAR, però corregge tanti errori. Ma il VAR dovrebbe toglierlo per alcune cose. È che in Inghilterra, Stefano, accettano le decisioni degli arbitri senza battere ciglio. Però ricordati. Qua prova a levarlo. Però ricordati che io, guarda che in Inghilterra ho visto non date rigore anche ai VAR, che erano rigori clamorosi. Lì gli fanno proprio la guerra ai VAR. C'è una cultura in Inghilterra. Sì, però ti posso dire una cosa. Attenzione, Fiorentina ancora in avanti con Belotti e niente, sventa il Napoli. Però la Fiorentina adesso sta andiamo. Gabriele. Con lo scambio Nico Gonzalez e Dodò, il cross in area di rigore, esce Meret in pugno con Iconi che stava andando sul pallone, ancora Meret sull'altro cross di Dodò, adesso parte Kvaratskhelia in contropiede, lo sdraia Mandragora, giallo per il 38 neo entrato della Fiorentina, 83 sul cronometro, Marchetti ha così interpretato qualche situazione, la Fiorentina comunque
la sta continuando a creare, non si accontenta del pareggio. I Viola vogliono vincere. Giacomo. Eccoci qua. I Viola devono vincere, devono stare attenti perché insomma a non perdere. Il contropiede, il Napoli ha dei giocatori che possono fare male, anche da soli. Però insomma la Fiorentina. Una bella partita. Una bella partita, la Fiorentina sta bene, insomma, se la sta giocando. Bellina, bravi, molto. Bravi, via. Che vogliamo dire? Cecchi, tanto non ci importa nulla, no? Se si pensa bene, quindi una partita divertente. No, il 2-2 comunque ti consente ancora di avere in campionato sì. Buone chance. La buona offerta, perché sì. Sei da Francia, dipende. Cioè, il Napoli chi ce l'ha l'ultima? Con Lecce, no, no, è Napoli l'ultima vince. L'ultima vince, vabbè. C'è l'ultima, c'è Lecce in casa. Fa bene a dirlo, fa bene a dirlo. Sì, te, però tu lo puoi sembrare fare. Vince sedute è buona per la perse tutte. Lecce ce ne basta farne uno. Appunto. Però è un punto lo puoi fare, no? Con Cagliari. Sì, sì, certo, ma vabbè, ma vediamo sta partita. Sei in vantaggio che... noi? Siamo sì. In vantaggio sì. Sui Napoli. Sì, vinto là. Si è vinto l'altra ragione. Quindi pareggio e vittoria. Ci però attenzione fare. Perché c'è il Torino che vincendo domani potrebbe portarsi sotto. Gabriele. Lancio di Parisi in avanti, ma recupera il Napoli con Mazzocchi. Rachmani, vicino c'è Lobotka, va in verticale da Raspadori. Ancora Stanislav Lobotka, riceve il pallone, va a sinistra dove c'è Oliveira. Uno contro uno con Nico Gonzalez, Oliveira gestisce la sfera e va da Østigard. Belotti si impegna in una pressione. Lancio di Østigard alla ricerca di Ngong, colpo di testa di Parisi a liberare, poi Coné forse strattonato da Mazzocchi, è così per Marchetti, punizione per la Fiorentina, Mazzocchi ritarda la ripresa di gioco rapida, 5 alla fine con Calzona che è pronto per adoperare un altro cambio, pronto Lindstrom a subentrare per questo ultimo scampolo di partita, vedremo chi uscirà per lasciargli il posto. Artur, Milenkovic, c'è Parisi sulla sinistra, ancora Artur, adesso Cono di passaggio libero e Parisi servito. Anghissà oscura la linea di passaggio, fallo di Parisi su Anghissà. Calcio di punizione, ecco il cambio per il Napoli, dentro il numero 29 Lindstrom. Adesso vediamo chi uscirà per il Napoli, trattenuta di Parisi, trattenuta di maglia su Anghissà, fallo giusto. Nei pressi della panchina del Napoli esce l'autore del gol, Kvicha Kvaratskhelia. Giacomo. Lindstrom era un giocatore interessante. Ma rovinato, interessante, ha rovinato il fantacalcio. Interessante come gioco. Ha rovinato il fantacalcio, che era convinto sì, Lindstrom, che è l'acquisto più caro che giocasse del mercato del Napoli, era convinto che giocasse per prendere il posto a Politano. Non l'ho proprio vista, perché le poche volte ha giocato... Eppure lui a Francoforte, nell'Eintracht, ha fatto cose... E Grecia. Lui e Kamada, che anche Kamada fra l'altro Kamada. È fallita a Lazio. Ora però sta giocando. Sta giocando, sta giocando, sta facendo bene. Però lui, magari Lindstrom c'ha dei colpi, probabilmente nel contesto Napoli dove funziona nulla. Politano. Vedi, gli allenatori però cambiano anche, no? Cambia la vita di un giocatore. Di un giocatore. È arrivato Tudor e Kamada. In mezzo ai K fa il regista invece a giocare. Ora lo vogliono confermare. Sembrava Kamada morta in calcio. Però nell'Eintracht ti aveva fatto bene, se l'ha visto, era un buonissimo giocatore. Intanto, scusate, entra Maxine Lopez al posto di Artur nella Fiorentina. E ora Maxine Lopez in questi sta tre minuti ha fatto la differenza. Insomma, sì, dai. Vabbè, non ha giocato male. No, la sua onesta partita. Sì. Allora, vediamo un po' questi ultimi minuti con Gabriele. Dai, Gabriele. Cambio dunque in cabina di regia con Artur applaudito molto dallo stadio Artemio Franchi, ha ringraziato il centrocampista ex Liverpool e Juventus. Adesso lancio poi di Terracciano a cercare Belotti che salta, la prende Maxime Lopez. Torna all'indietro da Martinez Quarta, ancora Terracciano in avanti per Mandragora, pallone che sguscia e finisce nella zona di Martinez Quarta. Maxime Lopez. Milenkovic può avanzare il serbo, sulla sinistra c'è Parisi che ha un po' di spazio, sale l'ex Empoli, finta su Ngonghe, altra finta, passa Parisi per un primo momento, poi Ngonghe scivolata gliela toglie e no. Poi contrasto falloso per il Napoli, mani in testa per Vincenzo Italiano, fallo fischiato a Jack Bonaventura, 88 sul cronometro, a breve capiremo anche l'intensità del recupero. Giacomo. Eccoci, c'è la Fiorentina che sta provando a vincere, anche se mancano due minuti, insomma. Entrati i bambini, usciti adulti, curva Fiesole, casa nostra, scrivono i tifosi, e che oggi è l'ultima volta che i tifosi della Fiorentina saranno nella curva Fiesole come la conosciamo, perché il prossimo anno sarà interessati dai lavori e quindi insomma si sposteranno nella curva Ferrovia. E quindi insomma questa è l'ultima volta
per tanti in curva Fiesole. Però riparte il Napoli, Gabriele. Con Ngonghe che prova a scorribandare sulla destra, altro fischio arbitrale, altro fallo, calcio di punizione per il Napoli. Ngonghe dalla destra ha cercato di convergere verso il centro con il mancino e qualcuno lo ha sdraiato, secondo Marchetti. Parisi nella circostanza forse si è opposto nella corsa dell'ex Verona. Calcio di punizione da una posizione congeniale per un cross di destro oppure per un tiro di sinistro, però da posizione veramente molto defilata, probabilmente un cross. Raspadori sul punto di battuta, salgono gli altri, c'è anche Ngonghe col mancino, comunque per destare un po' di preoccupazione. Un solo uomo in barriera per Terracciano, si tratta di Conè. Alza un braccio, Raspadori, allora probabilmente cross. Vediamo. Marchetti si posiziona dal lato opposto per avere visione sulla mischia. Tutto è pronto, si può andare. Ecco il fischio. Raspadori, pronto, abbassa il braccio, aspetta qualche movimento. Finta di Ngonghe e va Raspadori. Cross sul secondo palo, Terracciano con i pugni. Sventa la minaccia e manda via. Lobotka e Mazzocchi ricostruiscono coinvolgendo Meret. Giacomo. Beh, mancano pochi secondi alla fine del tempo regolamentare, poi sarà solo recupero, quindi vai pure Gabriele. L'impostazione ancora per Meret. 5 minuti di recupero saranno quelli che ci dividono dal traguardo finale, con la Fiorentina che ci prova. Parisi prova ad avanzare sulla sinistra, ancora Parisi, Parisi va a sinistra da Belotti che esce dall'area di rigore per un cross, lo finta ma non trova spazio per effettuarlo e si torna indietro da Milenkovic dopo il rimpallo. Martinez quarta, si fa vedere anche Dodò, buono il movimento del brasiliano, l'ha visto l'argentino, però suggerimento leggermente fuori misura, comunque era una buona idea di entrambi. Giacomo. Eccoci qua, mancano 4 minuti alla fine della partita, insomma un pareggio secondo me andrebbe difeso. Credo che sia giusto. No, il pareggio sarebbe probabilmente il risultato giusto, però insomma vediamo, per ora noi siamo in fase, abbiamo creato qualcosa, fino alla fine vediamo un attimino, stiamo attenti più che altro. Esatto, perché Meretti rilancia lungo, Gabriele. Lancio lungo, colpo di testa di Milenkovic, ci va Belotti, c'è Rachmani, Mandragora, pallone che non trova un possessore e lo trova adesso in Martinez quarta, che lo lancia subito lungo a cercare Icone, che prova a incorrere su Mazzocchi che è in netto anticipo. Rimessa laterale per il Napoli, 91esimo, altri 4 che ci separano dal traguardo. Più di 200 secondi per la Fiorentina, vedremo come andrà a finire questa gara. Nel frattempo il Napoli si prende tutto il tempo necessario per rimettere in gioco da calcio di punizione indiretto, perché era scattata la trappola del fuorigioco per Gorko Ikone. Ostigard per Olivera, Olivera in avanti, tocco all'indietro per Ostigard, si fa vedere Lindstrom, ancora Ostigard, va Mandragora in pressione, nuovamente Lindstrom, Dodò ringhia su di lui. Ancora Dodò cerca di chiudere Lindstrom, arriva il raddoppio di Nico Gonzalez, rimessa laterale per il Napoli, sì, ma in zona pericolosa. Lindstrom si lamenta con i compagni, dice se non mi aiutate, cari amici, io non riesco a trovare spazio. Rimessa laterale effettuata subito, la Fiorentina no, ha recuperato il pallone, fallo secondo Marchetti, qui forse generoso il fischio per il Napoli, leggerissima spinta di Martinez quarta che non sembrava affatto fallosa. 3 minuti ormai ci separano dal termine, 2-2 risultato. Giacomo. Eccoci qua, vediamo cosa succede con Napoli che giostra. La Fiorentina continua però a pressare e deve fare attenzione perché gli ultimi minuti sono sempre problematici per la Fiorentina. Gabriele. Corre Ngonghe sulla destra, una finta contro finta con Parisi. Ngonghe trova spazio per il cross, Milenkovic lo mette fuori. Attenzione anche a Caiuste, nuovamente Ngonghe, c'è anche Raspadori, Gong, il cross col mancino, Terracciano con i pugni, bravo nella scelta di tempo. Caiuste ritrasmette all'indietro per Ostigard, gestisce il pallone il Napoli, Fiorentina che adesso si sta difendendo da questa mareggiata parte europea. Lobotka in avanti, ancora il Napoli, lancio poi sventato da Martinez quarta, Ostigard anticipa tutti. Il pallone lo gestisce il Napoli con Lobotka che va all'indietro da Meret, Rachmani. Altro lancio in avanti, Buonaventura lo sporca ma di fatto innesca Anghissà, attenzione, Napoli in area di rigore, c'è Raspadori che si gira e calcia, pallone che sibila vicino a Terracciano e che esce poi con la traiettoria ad uscire alla destra del portiere della Fiorentina, sciarpata nel frattempo della curva Fiesole, in tanti a torso nudo per comunque caricare la Fiorentina per questa fine della partita ed ovviamente per tutto ciò che sappiamo. Giacomo.
Eccoci, molto bravo Raspadori lì, eh? Sì, molto bravo in questa esecuzione, però mi sa che era fuori gioco di Anghissà in partenza, eh? Probabilmente sì. Sì, non l'hanno poi chiaramente... Fosse stato gol sarebbe andato sì, a vedere. Sì, esatto, per fortuna. E ora, comunque il Napoli continua a crearsi sì, dei problemi, ci sta provando, dunque speriamo finisca presto. Esatto, esatto, sì, farebbe bene. Che faccia buscarne. Esatto. Sì, perché in questo momento sono loro un dominio. Sono loro, noi siamo molto molto precisi in fase difensiva e non riusciamo più a ripartire fuori, sì, insomma, diciamo che i cambi non hanno dato tanto effetto oggi. Più a Napoli che a noi, ecco. I giocatori del Napoli sono entrati bene, i nostri, insomma, anche Parisi non benissimo, se vogliamo. No, vero. Ecco, ora però la palla ce l'ha, no. No, una bruttissima punizione per il Napoli. Questa no. Questa è brutta, eh. Gabriele. Calcio di punizione, fallo o presunto tale di Martinez quarta su Olivera. Sulla tre quarti Belotti è andato subito a protestare con Marchetti. Viola non convinti, tant'è che Olivera si indispettisce, accusato forse di aver simulato. Un po' di nervosismo nel finale, fatto sta che c'è un calcio di punizione pericoloso sul quale Napoli può far salire i propri saltatori, inquadrati in panchina di Viola con Mandragora che va a fare da pacere e allora Marchetti sistema la barriera 9-15, Terracciano chiama i suoi, vuole tre elementi in barriera con Icone e Belotti coinvolti in barriera, anche Nico Gonzalez. Sale Østigard, Kajuste, Anghissà, Rachmani, Raspadori sul punto di battuta. Probabilmente l'ultima chance. Vediamo. Alza un braccio Listrom. Il cross in area di rigore, lo mette fuori Mandragora. Poi conclusione di Lobotka, respinta. Allora Fiorentina che può partire in contropiede con Dodò. Alla fine mette fuori il Napoli e pallone che arriva nella zona di Olivera. Bravo qui Parisi di testa ad anticipare tutto e tutti. E pallone tra le braccia di Terracciano con Marchetti che ha già il fischietto in bocca e può bastare così. Finisce in parità Fiorentina-Napoli, match divertente. Dove di fatto le due squadre si sono spartiti la posta in palio in gioco, due gemme direttamente dal calcio di punizione, una di Biraghi, l'altra di Kvaratskhelia e poi il gol di Nzola che è buono per la Fiorentina per sperare in una ripresa ancora del proprio giocatore, aveva aperto le marcature. Rachmani, Giacomo. Eccoci qua, allora un 2-2 divertente, giusto, sì, diciamo, sì, un pareggio giusto, pari giusto, giustissimo, pari giusto, la Fiorentina conserva questo vantaggio sul Napoli. Come giustamente ricordava Roberto, il Torino, che è un'altra sì, squadra che potrebbe matematicamente, però giocherà con Milan e Atalanta, li vediamo, il Torino adesso ha 50, quindi ha 4 punti meno della Fiorentina. Con quindi, una partita in meno. Con una partita cioè, in meno. Cioè no, con una partita in più, scusa. No, siamo uguali, perché uguali manca due partite, a questo punto siamo uguali. Vabbè, sì, il Torino gioca con Milan e poi giocherà contro l'Atalanta. Insomma, qualche partita difficile. Un po' più. Allora, diciamo che Torino faccia 4 punti e sono buono. La Fiorentina credo abbia gli scontri diretti anche favorevoli contro. Solo in Napoli ci può passare. In Napoli, quindi alla Fiorentina basta fare un punto a Cagliari per essere certa del vero ottavo posto. Il settimo ormai non lo consideriamo più. Quindi diciamo la Fiorentina a Cagliari. Per noi l'importante è che non perda il Cagliari domani. Cioè domenica. Ma noi ci siamo, Sassuolo. Diciamo che se a Cagliari dovesse servire un punto, magari, la prossima partita siamo a Dama. Questo è un po'. Però insomma la Fiorentina. Ha giocato una buona gara a cospetto di Napoli, sì, assolutamente. Ha allungato questa serie, insomma, questa serie positiva in campionato, anche se c'è la sconfitta di Verona, insomma, in parte la inficia, però ultimamente la Fiorentina, diciamo, da un punto di vista del gioco, dell'impegno, il suo dovere l'ha fatto. Il problema è che siamo capitati a Verona in un momento di... cioè, in un buon momento per il Verona e noi siamo stati anche un po' sfortunati. Sì, dai, è stata una partita. Sì, ma c'era la partita di Coppa in mezzo e poi va sempre considerato, ragazzi, giocano ogni tre giorni. Alla fine io proprio uno dice sì, ma sono professionisti, ma ho capito, ma professionisti, ma il fisico dopo un po'. Io preferivo giocare ogni tre giorni e fare ma non giocavamo ogni tre giorni. No, mi sarebbe piaciuto giocare. Bisogna provarlo, perché però, quando tu giochi tutti i tre giorni per tre mesi non in fila. Non l'abbiamo mai fatto noi. Ma tu ti alleni, fa più fatica allenati. Ma monta in aeroplano, torna alle 4 di mattina. Sì, quello può darsi. Quella roba là, non è tanto l'allenamento e giocare. Il problema è, penso sia alle trasferte. Sì, può darsi. Quelle trasferte, ma anche le tossine che rimangono, cioè, voglio dire, l'ha detto anche Gasperini nella finale. Loro una partita alla settimana, noi comunque è da due mesi che battagliamo lunedì, mercoledì, domenica. Vero.
Sì. No, io penso siamo proprio la logistica della trasferta, perché anche chi non sì, gioca più che montare aeroplano, ha ragione, non ci avevo pensato. E poi appunto comunque, mica dormi dopo la partita, poi c'ho i giovedì, quindi è anche una che tu torni il venerdì, certe volte c'è la domenica, no? Vero. Sì, ma tu penserai che i giocatori adesso vanno a casa e dormono, non dormi mai dopo la partita. No, è vero, è vero. Però io ma posso dire, io non ho mai, non sono mai riuscito, ho giocato solo due partite in Coppa UEFA. Però mi sarebbe più giocare di più. No, anche a me, tante di più. Roby, anche a me sarebbe piaciuto, però questo è un altro calcio. No, però do ragione a lui sul fatto di viaggio. Di andiamo da Giulio Falciai allo stadio. Giulio. Sì Giacomo, si conclude 2-2 questo scontro diretto per l'Europa tra Fiorentina e Napoli. Ahimè, la Fiorentina forse meritava qualcosa di più, comunque consideriamo che il Napoli è stato più volte vicino anche al vantaggio, però il gol di Kvaratskhelia in realtà è arrivato nel momento peggiore della squadra partenopea, tant'è che poi appunto da lì è cambiata la partita. Buone notizie arrivano sicuramente da Nzola, al di là della prestazione parliamo ovviamente del gol, torna al gol, un buon segnale per questo finale di stagione. Ti segnalo scene, forse la scena più bella non è venuta in campo ma sugli spalti, perché sappiamo, l'avevamo detto anche in apertura, che questa era l'ultima partita della curva Fiesole vecchia, della classica curva Fiesole che tutti noi conosciamo. Ovviamente si spera che l'anno prossimo ci sia la copertura sopra il settore viola, però è stata veramente una bella scena con dei fumogeni e degli striscioni da parte della Fiesole e poi l'applauso di tutto lo stadio proprio per la curva viola. Ti dico una scena molto particolare, è stata quella di Giacomo Bonaventura al triplice fischio. Personalmente mi ha ricordato un po' quella che fece Torreira, quasi si è messo a salutare tutti. Ora staremo a vedere, ricordiamo la situazione di Giacomo Bonaventura è molto particolare, lui è in scadenza di contratto, c'era un'opzione però soltanto a determinate condizioni, questo numero di presenze però non è stato raggiunto e quindi anche se giocasse le altre partite non raggiungerebbe l'opzione, il numero di presenze per avere l'opzione di rinnovo, quindi staremo a vedere quale sarà il suo futuro, però è sembrato tanto un saluto, un addio al tifo viola che l'ha accompagnato negli ultimi 4-5 anni. Beh, insomma, staremo a vedere quello che sarà di Bonaventura, tenendo presente che Bonaventura va per 35, quindi ce ne faremo una ragione. Un ragazzino, no? Quindi staremo a vedere quello che accadrà, si metteranno a un tavolo e cercheranno di discutere, no? Assolutamente. Sicuramente senza lui non raggiungendo i bonus, diciamo. Pronto. La Fiorentina ha una cosa di trattativa migliore, cioè, io lo contenerò ugualmente, magari c'è un'altra squadra lo vuole, però diciamo sì. Bonaventura ha fatto un ottimo campionato. Senti, se le due parti si vogliono, la soluzione la trovano. Ecco. Esatto. Se no si va io e te, ma se vai con Roberto, esatto. Se qualcosa torniamo, si arriva a dire comunque esatto. Appunto, un calciatore di 35 anni, diciamo, per carità, molto bene, tra l'altro è un azzurrabile. Però mi è sembrato ultimamente un po' troppo nervoso. Sì, è vero, probabilmente questa situazione non l'ha aiutato. Non l'aiuta, probabilmente anche stasera era un po' nervoso. Spesso con Coamè ha discusso. Però probabilmente dipende anche dal contratto, che ha perso la tranquillità di avere il contratto. Però, mettiamoci le feste di Bonaventura ora. Se è vero, come sembra da quello che si legge oggi, che la Juve lo chiede a gennaio. La Fiorentina non lo manda. È vero, sì. No, la Fiorentina non lo manda. È un rinnovo neanche il contratto. Insomma, dice, ragazzi, io vi voglio bene, ma potevai mandare allora... Magari faceva un anno e mezzo, si allungava... Infatti mi mettono la testa di Bonaventura. Cioè, questa cosa va, probabilmente ha dato fastidio. Sì, probabilmente ha dato fastidio. Certo. Bene, vero. Dopodiché, poi, voglio dire, mettiamoci la squadra anche... La squadra prova, Sapendo questa cosa qui, c'è da farsi anche una domanda, magari anche un po' cattiva. Questi infortuni finali di Bonaventura... sono fatti per non arrivare ad avere le presenze per fare l'automatico? Si gioca all'europeo, Roby. Lui rischia di non andarci. Lui rischia di non andarci proprio perché lui non ci va. Ma perché ultimamente non ha giocato. E infatti un calciatore di 35 anni fisicamente voglio, avrà qualche problema più può avere. Normale, rispetto a noi 23. Dopodiché... uno si mette la festa della Bonaventura e dice a gennaio mi chiama la Juve, no? Peccato. Voi non mi mandate. Era una bella occasione. Dice noi non ti mandiamo e ti si fa un anno di contratto. Non ti si manda e non si fa neanche il contratto, insomma. Però è anche vero, io so che il povero Barone disse a gennaio ma come faccio a mandare Bonaventura alla Juve ora? Che siamo quarti, Che siamo quarti, che è un giocatore importante, ha fatto 6 gol, no? Certo. Si tiene.
poi insomma il calcio è fatto di tante porte girevoli, no? Poi infatti staremo a vedere, poi magari invece Buonaventura resta e chissà, vediamo, vabbè, insomma, quelle poi però insomma quello che si capisce bene però è da che quello che si capisce in giro sembra che Buonaventura sia su uno dei partenti, sì, ma più tanti sono allora comunque vada Atene, mi sembra chiaro che qui siamo alla fine di un ciclo, no? Eh sì. Quindi con l'allenatore, a partire dall'allenatore, l'allenatore se ne andranno altri calciatori, insomma probabilmente si punterà anche a ringiovanire la squadra. Certo. E ci sta che Buonaventura, che credo abbia uno degli stipendi più importanti la rosa. Perché poi c'è anche quello, possa ragazzi andare, insomma, cioè, voglio dire, qui si ragiona, ma c'è anche una società, deve fare bilanci, non è che. No, poi invece abbiamo anche Massimo, non è più un giovincello, infatti, 35 anni, qualche problemino l'avrà durante l'anno, non farà tutte anche le cose. Quando vai a fare i contratti dici sì, sarai giocatore, uno dei giocatori più importanti, però hai 35 anni, magari invece già 30 tu mi fai 20 partite, no, anche perché poi gli infortuni a è normale, 31, no? Sono a 35-36 ci metti di più a recuperare, ci metti di più a recuperare. Allora, abbiamo il primo cartello, le statistiche del match, lo possiamo guardare insieme perché vediamo un possesso palla della Fiorentina schiacciante, 63-37, i tiri sono gli stessi, 14-15, i tiri in porta sono 5-3, se non sbaglio. Posso dirti una cosa, nel secondo tempo mi è sembrato che il Napoli, possesso palla, sia stato però a regola pari, ma forse la Fiorentina ha tenuto più palla nella propria metà, quando il Napoli si è messo dietro e palleggiava tanto, insomma. Sì. Gli angoli sono a favore della Fiorentina, le parate sono state di più quelle di Meret. Poi dopo. Vabbè, non sei un vito, però per quello che si è visto così non mi sembrava. Ma perché secondo me noi non abbiamo la percezione, possesso palla se la passa. Sono un certo d'accordo, punto. Però dico, beh, talmente ampio la forchetta che mi sembra esagerata, insomma, ecco. Dicevo però questo. Insomma, diciamo, al di là di tutto la partita è stata equilibrata, no? Perché avrebbe, ricordiamo, il Napoli ha preso un palo, ha avuto un altro paio di clamorose occasioni da gol. Vedo che si sta animando la postazione dal nostro Giulio Falciai, Isler senza giubbotto antiproiettile. A questo punto noi possiamo dare la linea a Giulio e andare a casa. Sì, Giacomo, allora ho spostato un attimo Michel Isler perché ovviamente quando c'è il direttore Marco Talluri la precedenza è ovvia. Mamma mia, allora, ma sei veramente... Voglio sapere un suo giudizio, non... O lui o il casino? Cosa stai dicendo? No, dicevo, sei veramente servile così, però la puoi fare anche meglio. Povero Isler. Infatti mi sa, Allora, direttore, la Fiorentina meritava la vittoria secondo lei? Domanda secca. No, giusto il pareggio, una partita da pareggio, una partita dove il Napoli i primi 30 minuti ha sicuramente giocato meglio, poi il Napoli si è spento, proprio spento del tutto, la Fiorentina è riuscita a ribaltare il risultato. Secondo tempo la Fiorentina ha giocato benino per larga parte del secondo tempo, però il Napoli ha colpito anche un palo, è andato vicino più volte al terzo gol, per cui insomma tutto sommato credo che il pareggio sia il risultato più giusto in una partita che poteva tranquillamente finire 3-2 per la Fiorentina ma anche 3-2 per il Napoli, per cui va bene il pareggio. Con una vittoria la Fiorentina sarebbe stata aritmeticamente l'anno prossimo in Europa, ovviamente non in Europa League o in Conference League, in attesa di Atene, guardando soltanto il campionato, con la Fiorentina più 2, con una gara in meno sul Napoli, può farcela a qualificarsi alla Conference League e quindi accentrare l'ottavo posto? Ma certo, oggi era una partita da uno spareggio per la Conference. Dipende, se il Cagliari domenica batte il Sassuolo è salvo e quindi magari l'ultima partita può essere anche molto più semplice. Certo che sarebbe davvero importante per la Fiorentina tornare in Conference, che ad oggi, fermo restando il livello medio dell'organico e fermo restando un po' quello che è un po' la media degli ultimi anni della Fiorentina, la Conference è la giusta classe dimensionale in questo momento di una squadra che può crescere, ma in questo momento tornare in Conference è comunque un bel risultato. Per quanto riguarda invece una curiosità, visto che ne abbiamo parlato spesso nei dopo partita, la posizione di Lucas Beltran, fatica l'Argentina, l'astuzzico. No, Giacomo, però questo è scorretto, Falciai, perché durante la partita ci confrontavamo proprio su questo, insomma. Noi abbiamo detto in studio che dobbiamo dargli la maglia numero 8. Sì, ma in certi tratti anche la 4. Anche la 4, perché più volte l'ho visto in mediana e quindi è una, forse col tempo
col tempo cercheremo di capire se Italiano aveva visto bene nel trasformare un attaccante che lui ad agosto ha definito un nuovo Ciccio Baiano in un centrocampista che è il primo difensore degli 11 della Fiorentina. Per quanto riguarda invece un'ultima domanda sulla punizione, più bella la punizione di Biraghi o di Kvaratskhelia? No, vabbè, tutte e due gol meravigliosi, fanno bene a chi ama il calcio, insomma, vedere due gol così fa piacere, insomma, dai, cerchiamo di essere onesti. Giacomo, domande per il direttore dallo studio? No, noi si vuole sapere se c'è ancora Isler, poi l'uomo lì accanto. Sì, c'è. Non ti preoccupare. No, perché... Direttore Marco Talluri, grazie mille. Nessuna domanda per me? Vi imbarazzo così tanto? No, e tu hai già detto tutto. Se si può chiedere se ti sta cenato, noi no, per esempio, e abbiamo molta fame. Vai a Atene, no, direttore? Devo mangiare anch'io ancora. Allora, vai a Atene? Andiamo a Atene? Come si fanno per Atene? Penso di sì. Andiamo ad Atene. Toscana TV sarà ad Atene. Questo è importante, vedi, questa è la notizia della serata, via. Bello. E lì proveremo a portare a casa l'Europa, la qualificazione alla certo. Prossima Europa League. No, dai, c'era un bel clima stasera. Io credo che fondamentalmente stasera, a parte il fatto che era l'ultima giornata di campionato nello stadio che verrà poi abbattuto in buona parte, credo che insomma il clima era veramente bello perché il pubblico fiorentino ha fatto capire alla squadra, all'allenatore, alla società che ci tiene tantissimo e che è già la testa da tenere. Grazie mille, direttore. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Marco. Allora, ora passiamo la parola adesso a Michel Isler che si sta preparando. Eccoci Michel, dobbiamo microfonarti, diamo una mano. Allora Michel, sei d'accordo con il direttore che il pareggio è il risultato più giusto? Sì, mi sembra di sì, è stata la cosa più bella che... Eccoci, qui ci sono sempre tifosi spiritosi che dobbiamo... Lasciamoli perdere? No, dicevo che insomma, vedere dei gol così belli... insomma, non è cosa che succede in tutte le partite. Oggi grandissimo gol di Zola, grandissime punizioni, una della Fiorentina e una del Napoli, quindi diciamo che il pubblico sotto questo aspetto si è divertito. La Fiorentina avrebbe potuto far di più, a Giacomo ricordo che magari forse si fosse fatto il 2-0 il discorso sarebbe... 2-0 era difficile perché siamo andati sotto 1-0, Isler. Lo so. Si perdeva 1-0, sì, spera, no, fai 3-1. Lui diceva 2-0. Dire il 3-1, il 3-1. Andare in vantaggio, ovviamente andare... D'altro canto, insomma, la squadra, ragazzi, è quella che è, con lati positivi sotto certi aspetti e lati negativi sotto altri. Ci sono state prestazioni individuali... Marzullo. Eccoci. Buone, non buone. Per esempio? Buone. E per esempio il gol di Zola secondo me va considerato come esempio di buona prestazione. E quindi poi onestamente c'è da sperare che comunque in prospettiva Atene ci sia una squadra che sappia offrire qualcosa di più. Perché forse anche un pochino più attenta in difesa, per esempio Galbiati consigliava l'atteggiamento della difesa sul gol, no, di Rahmani. Il gol preso in quella maniera veramente è stato, però non è la prima volta, ragazzi, qui è inutile, ci sono dei difetti che questa squadra ha naturali, difetti che vanno sanati, dubito che lo si possa fare evidentemente con questa stagione che volge al termine, però perlomeno cerchiamo di fare i punti giusti, le giocate giuste nella finale di Coppa. Poi tutto dipenderà da che cosa questa società vorrà fare per l'anno prossimo, che tipo di squadra, che tipo di ambizioni, ecco, tutto questo lo scopriremo. Credo che questo pubblico bellissimo anche oggi si meriti qualche cosa di più. Un'ultima battuta a Michel Isler, che di magliette della Fiorentina ne ha viste tante. Piace la maglia di quest'anno? Cioè dell'anno prossimo che ha visto questa sera? Allora, mi dispiace caro Giulio, ma io non so se Giacomo è d'accordo, la maglia viola che preferisco è quella del secondo scudetto
quella bella di lana è un po' calda, questo ora è un po' difficile avercele le maglie di lana. Lo stemma del il giglio sarebbe stato stupendo. Poi queste altre modernità che dall'epoca del sì, ora è molto classica quella di adesso rispetto a quella dell'anno di quest'anno, certo, se, rispetto alla Farrows, a quella che si metteva Galbiati, esatto. Quella è sicuramente meglio questa. Mi mette sempre in mezzo. Però d'altro canto, insomma, ognuno, Michel, grazie mille davvero. Roberta non è rimasta. T'ho messo in mezzo. Perché lo metti sempre in mezzo? Perché la verità è la maglia della Farrows nella stagione 81-82 non era una grande bellezza, Roby. Domenica bene. Non vieni con me in macchina. Attacco frontale a Galbiati. La maglia dell'81-82 era bella, la bella bianca. Ci sentiamo. 82 erano belli risultati, il resto. Va bene. Grazie ciao, mille, Michele. Ciao ragazzi, ciao, grazie. A te Giacomo. Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo un po' di statistiche della partita, quindi magari le guardiamo insieme in attesa poi di sentire un po'. Ecco, una cosa che attendiamo, le parole in italiano, perché questa dovrebbe essere l'ultima partita. Saluterà in casa. Appunto, cerchiamo di capire. No, insomma, non credo. Che vuoi salutare? No, non saluta, ma magari insomma, potrebbe. Fino alla stagione finita, lui sta zitto. Ciao, no, ma insomma. Vabbè, si potrà capire da quello che dice. Saluto la curva. No? Educazione. Salutare. Saluto la curva Fiesole. Curva Fiesole che diventerà curva Ferrovia. Partite, intanto a Firenze non torna più. Quindi potrebbe dire qualcosa. Ora, già l'altra volta ha parlato l'ex allenatore della Fiorentina prima partita di Bruges. Ha fatto un bilancio, ha detto questi tre anni sono stati. Ha parlato un po'. Cioè, voglio dire, allora Brighi dice era importante per essere andati in vantaggio riuscire a tenerla, ma non dimentiamoci che loro sono campioni d'Italia, hanno individualità importante e non è facile, siamo riusciti comunque a mantenere la classifica invariata e questo è importante. Cosa ha detto l'italiano dopo la punizione? Non aveva ancora fatto gol in stagione, non è vero, e gli doveva una stagione, una cena in un ristorante importante, ora la deve lui a me. Brighi si è dimenticato, ha fatto gol a Genova la prima di campionato, comunque va bene. Più bella la sua o quella quale a Schelli? Onestamente mi è parsa parecchio bella, non so, dai, belle tutte e due. La finale da Atene un anno dopo, le finali quando le perdi fanno tanto male perché fai un cammino lungo e impegnativo dove ognuno non lascia la famiglia a casa, vedi, e perdere, ma andare lì in fondo fa male. Anche per la gente ci ha fatto capire cosa vuol dire una finale. Quest'anno c'è un motivo in più purtroppo, come l'anno scorso faremo di tutto per vincerla. Il motivo in più ovviamente è dedicarla alla memoria di Gio Barone. Queste sono le parole di Brighi. Ha detto cose giuste. Bene, allora vediamo un po' i dati, insomma le statistiche che ha realizzato per noi Gabriele Calderon. Allora, grandissimo gol per Brighi e vediamo un po' quelli che sono i dati. 52 palloni toccati, 88% precisione passaggi, un passaggio chiave, un gol, un tiro in porta, uno fuori e uno bloccato. Insomma, una partita buona di Brighi, come vediamo dalla gara. Buona anche a livello tattico, direi. Sì. Anche ottimo. In difesa, insomma, mi sembra abbia fatto. Non ha sofferto Politano, veramente Politano, cioè già di estate in mezzo, però oggi insomma. Politano. Vabbè, però vuol dire che Brighi ha fatto il suo. Ma il palo gliel'ha preso, non ha preso Politano e poi sì. Ecco, insomma, sicché. Poi a un certo punto si riva già Paolo loro, perché poi ci fa go. Vediamo altre statistiche. Perché su Brighi siamo tutti d'accordo, no? Ha fatto una buona gara e il gol. Dodo 68 palloni toccati, 76% di precisione totale, 8 duelli vinti su 12, non è male visto che giocava contro Kvaratskhelia, 3 passaggi chiave, 5 dribbling su 6 riusciti. Beh, Dodò diciamo forse è la nota lieta di questo periodo. Sta bene, è importante per il modo di giocare di italiano, perché poi dopo è sempre pronto a inserirsi, è migliorato in fase difensiva secondo me, da quando è rientrato, e a Fiorentina ha trovato veramente un giocatore importante. Fra l'altro fresco, che anche a Bruges ha fatto una partita meravigliosa, no? Sì, ma Dodò è forte. Devo dire sì, tanta roba. Mi ricorda quello dello Shakhtar, che vedevo in Champions, che era veramente un grande esterno difensivo. Poi è un giocatore che porta buon umore, che porta positività, che è contento di stare a Firenze, dice che qua si sente in famiglia, no? Meno male, c'è qualcuno che è contento. C'ha questa carica quasi partenopea, vista la serata.
deve essere quasi un capopopolo. Se tu guardi le foto, anche le foto, i video dentro gli spogliatoi quando c'è festa, lui è sempre quello che tira il trenino. Vero. Davanti brasileiro. A... è sempre un giocatore, è un brasiliano vero, nel senso che ti contagia con l'allegria. Lo dico, poi mi fermo, perché non è questo il dato principale di Dodò. Dodò è un trascinatore anche in campo. Eh sì. È nel calcio italiano, cioè in un calcio in cui i terzini devono diventare aree aggiunte, è un giocatore perfetto e tu lo vedi che sta tornando lui, perché l'infortunio che ha avuto lo ha frenato molto e con Dodò in squadra è un'altra Fiorentina. Stasera partita, io non so che punto avesse dato, da 6,5 secondo me, 6. Insomma, comunque è un giocatore che quando c'è in campo è di quelli che si pesano, sì, che contano. Io l'ho sempre detto. Sì, forse dovrebbe un po' migliorare sul cross, perché quando arriva a fondo... Tecnicamente non è perfetto, non è un brasiliano tecnicamente, lo è un po' meno, sì. Però per il resto è un buonissimo giocatore. È meglio Dodò o Zola? Due giocatori differenti. Sì, molto differenti, perché hanno giocato in due squadre differenti. Sì, sì. Diciamo potenzialmente meglio Dodò. A Firenze l'anno dello Zola fu tanto utile. Sì, però lo Zola si è più visto e Dodò invece continua. Poi, era la società, sì. Era dello Zola, no? Sì, però, sì, non gioca però, però non gioca titolare, non gioca. Secondo me Dodò ha più potenzialità. Odrio Zola era più integro, era più un'annata diversa, dai, anche bisogna dire la verità, dai. Ma era anche la Fiorentina che il primo anno giocava in un modo sì, pazzesco, giocava, sì, venivano, no, no, fece un grandissimo campionato, no no, giocava sì, sì, ma molto poi... bene. Però Dodò hai visto anche sull'1-0 quando incespica Milenkovic e fa quella diagonale lì che è un gol a Bruges, sì, parlo, sì, vero, vero, vero. Cioè è migliorato, anche... è migliorato in queste situazioni che prima faceva meno, vuol dire che ha lavorato tanto su questo aspetto. E poi si fa capelli viola, noi che vuol dire qualcosa, non abbiamo un problema, nel no. Senso abbiamo forse la forza Dodò ci ha rovinato Caiodè. No, ma che rovinato? Una. Rovinato no, una squadra ambiziosa ha bisogno di avere due alternative forti. No, ma che rovinato? Un ragazzo di 19 anni, anzi, vedo un giocatore che è meno fintino, un po' infiato anche. No, no, non c'è rovinato nessuno. Sai cosa farei io se fosse la Fiorentina? Eccolo. Eh? Sai cosa farei se fosse la Fiorentina? Mi terrei quello del Verona. Faraone. A fare la riserva di Dodò e manderei a giocare Caiodè. Può essere. A giocare oppure se te lo comprano un dia, no? Io lo vedrei. Tenendolo. Cartellino mio, sì, ma a giocare. Perché no, perché no? Scusatemi, c'è Pierozzi anche, segnalo, Che torna anche Pierozzi. Sì, Pierozzi, però io ho visto anche a Salerno, lo fa giocare da braccetto. Sì, gioca e non gioca, sì, insomma. Cioè, boh, lo so. Però, giovane, ha fatto però l'esperienza, no, l'esperienza. Anche lì bisogna vedere sempre l'allenatore, sai. Sì, tante cose. Italiano, Ierozzo gli piaceva perché se no, no. Era sicuramente. Vediamo come un po', gli piace Parisi. Vediamo un po' anche le statistiche di Nzola, che oggi ha fatto una buona gara, non so cosa ne pensate voi, al di là del gol, 11 palloni toccati, 88% di precisione dei passaggi, 2 tiri in porta, un gol, ha vinto un contrasto su 5, insomma un po' leggerino questa. Secondo me se non fai gol, la sufficienza la prende. Per me poi non so. No, no, sono d'accordo. No, però il gol è importante. Però il gol per l'attaccante. Però vale quello. Sì. Sì. L'attaccante è come il discorso che fai sempre su Belotti, sì, sì. No? Che è generoso e tutto, però quello che conta è il gol. Allora infatti, vale anche per lui. No, no, certo. Senso l'ha fatto i due gol, Belotti con gli scatti. È che mi sembra un'altra festa. Magari sono io per sta meglio, no, cioè, sta meglio. Ma aspetta, quel giocatore, vi ricordate, entrava in campo, sì, era veramente darsi, un fantasma. Oh, era può darsi che quello staccamento di spina gli abbia fatto bene. Può darsi. Comunque è un altro. Il gol che fa è un gol cercato, voluto. No, no. Lui sul piede non suo, lo piazza bene. È un giocatore che è renato. Detto questo, stasera non fa una grande. No, una grande fa gara. Gol, probabilmente se ne parla non benissimo. Però la mette dentro. Bravo. E viva Nzola. Vediamo anche l'ultimo cartello che ci ha preparato Gabriele Calderon, ovvero Artur, lui l'ha titolata in progresso, 72 palloni toccati, 95% precisione dei passaggi, ha passato di 2 metri e va bene, però ha fatto 2 contrasti 20 su 3, solo 3 palloni persi. Questo è importante, però se perde pallone Arturo ci se c'è il 95% di percentualità di precisione perdi palloni pochi. Vabbè, però insomma, i dati sono questi. Uno. Per me è un mistero Arturo. No, per vabbè, me però, no. Però non ha stasera Monza, stasera ha fatto la sua partita, cosa doveva fare di più, ragazzi? Però posso dirti, cosa doveva fare? Massimo, però io ti dico una cosa: un giocatore che se tu lo devi prendere, devi pagare 20 milioni. Mi devi infatti, dare non lo prendo. No, fammi finire il discorso: non dico che lo devi prendere, però se c'ha questa valutazione qui, deve essere un giocatore che ti deve dare un qualcosa in più.
per questa squadra qui, e a questa squadra qui non ha dato un quel qualcosa in più, cioè è stato piatto, ci sa contento. Che disastro, essere d'accordo con Garbiati, ragazzi. Allora di Arthur ci accontentiamo. Diciamo sì, io ho sempre visto il mistero, cioè la Fiorentina gioca bene, Arthur gioca bene, però è un giocatore che anche quando prendeva 7, a me è un tipo di giocatore che non... Per quel ruolo, Stefano, io ho visto ad esempio 2 anni fa Torreira, lo interpretava in maniera diversa, però lo vedevi, o meglio, io lo vedevo, magari non lo vedo io altro. E un giocatore così, boh, Massimo, ti deve prendere in mano la squadra. Esatto, quanto costa Arthur? Più di Gonzales. Ecco, io Gonzales lo vedo il perché costa la cifra, anche se a volte gioca male. Io ti dico che non hai ragione sul prezzo, io ti dico che chi ha fatto il prezzo di 20 milioni ha sbagliato a fare il prezzo di 20 milioni, non vale 20 milioni. Poi io analizzavo le partite, poi tu mi dici mi aspetto di più perché vale 25 milioni, per me non vale 25 milioni. No, io mi aspetto di più perché qui ero lì, bisogna dare di più. Poi a me che valga un milione o 100 milioni, deve prendere in mano la perché squadra, lui fa il 90%. No, siamo sempre sul discorso, è vero, fai il 95%, prima si parlava di Pirlo, vabbè, ora anche troppa roba, va bene, fai il 95%, sì. Però come diceva Pirlo, sembra giocare il rugby perché la dà sempre indietro, schiena è difficile, cioè è un giocatore, non è, per me non è determinante, invece io vorrei che quel ruolo lì, poi stasera c'era 4-1, cioè lui, io lo vorrei vedere un po' verticalizzare, mica tanto, ma un pochino. Invece allora, non rischia mai niente. Andiamo da Giulio Falciai, perché vediamo un attimo se ha ospiti, se no. Guarda, allora c'è una cosa molto particolare, Giacomo, perché adesso, se con l'aiuto anche del nostro operatore, possiamo inquadrare che diversi tifosi se ne stanno andando dalla curva Fiesole con un souvenir, ovvero con dei seggiolini, in diversi stanno andando via, proprio perché sappiamo, l'abbiamo detto, è l'ultima partita della curva Fiesole, è già una decina di tifosi che vedo che va a casa con il certo, una bella cosa sicuramente, però si sono voluti tenere un ricordo, sì, non lo so, dici, se lo dovete buttare me lo porto a casa, dici. Beh, bello, no. Farsi di banco, cioè, secondo me gli potevano anche regalare veramente, giusto, davvero. È perché allora la curva Fiesole è come quelli si prendono i pezzi in muro Berlino, però chiariamo, la curva Fiesole non viene buttata, sì, no. esatto, Stonehenge viene praticamente avvicinata, cioè quella struttura resta, sì, così com'è, sì, viene costruito davanti alla Fiesole, quindi partendo dal campo, la nuova curva che non sarà curva. No, è curva, non è. E quindi non è curva nel perpendicolare, cioè non è una curva. Vabbè, è, sì, cioè, nuovo muro, via. Cioè, siamo curve. Cioè, davanti alla Fiesole c'è una tribuna dritta che coprirà l'attuale Fiesole. Ma tu da fuori vedrai sempre l'architettura dell'attuale Fiesole. Cioè, ma se non c'è seggiolino, non è problema. No, anche perché poi lì, quando avranno i soldi, dovrà venire auditorio, cioè un museo d'arte contemporanea, tutti dicono vado allo stadio, sai, che mi fermo prima a vedere l'arte contemporanea. No, questo non lo so cosa, ma era pensato come spazio da utilizzare per convegni, conferenze, non lo so per che cosa, perché viene poi coperto, dal una speranza che non cada prima. Eccolo, guarda. Questa è bella. Comunque ci hanno pensato, perché ti sei preso un souvenir dalla curva Fiesole. Sì, seggiolino bene. E targhettine preso. Ma siete in tanti, l'avete preso tutti. Le davano proprio la Fiorentina, le dava. L'ultima partita si poteva prendere, dai. Per il ricordo. A voi, grazie. Ha fatto bene. C'ha ragione. C'ha fatto esatto, bene. Esatto, ma in tantissimi sono. Stanno tornando tutti a casa con un seggiolino. Beh, della bella, curva. È bella questa cosa. Comunque, ti stavo dicendo, svuotando via le Manfredo Fanti. È bella perché... No, poi... dicevo appunto che ricordiamo qual è la situazione attuale della Fiorentina, perché adesso al momento il Napoli si trova a -2 dai Viola, però la Fiorentina ha una partita in più da recuperare, per esattezza ricordiamo la gara contro il Bergamo, contro l'Atalanta, poi il prossimo weekend non sappiamo ancora, ma dovremmo giocare o venerdì o sabato sera, la Fiorentina andrà in Sardegna per giocare la sua penultima partita di campionato contro il Cagliari, ricordiamo che per andare in Europa l'anno prossimo, in questo caso Conference League,
basterebbe fare un punto, quindi o contro l'Atalanta o contro il Cagliari, perché a quel punto andrebbe a più 3 del Napoli, che se anche il Napoli dovesse vincere la prossima partita, che ricordiamo è in casa contro il Lecce, quindi sulla carta anche abbastanza facile, andrebbero a pari merito. Però per gli scontri diretti, considerando che la Fiorentina è riuscita a vincere per 3-1 la gara di andata al Maradona e per pareggiato 2-2 la gara contro al Franchi, per scontri diretti passerebbe a pari merito la Fiorentina. L'Europa League resta lontana, adesso ha gli stessi numeri di partite di Lazio e Roma, ma la Lazio dista 5 punti, 6 punti invece i giallorossi, quindi si complica un po'. Speriamo che ovviamente la Fiorentina riesca a centrare la qualificazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Conference. Parlavo prima di gare di andata e gare di ritorno, è stato davvero, poteva entrare nella storia la gara di oggi, perché la Fiorentina non riesce a battere nella gara di andata, nella gara di non batte all'andata e al ritorno il Napoli dal 95-96, quindi c'era veramente la possibilità. Orlando fece con Orlando fece gol a Napoli all'andata, è vero. In questa stagione grandissimo gol. È a settimana dopo. E quindi Massimo se lo ricorda bene. Sì. Davvero. Pensa Massimo, da quando te ne sei andato poi non ce l'ha più fatta la Fiorentina a vincere le due partite del campionato contro gli azzurri. Bene, li metteremo in campo Orlando. Giulio, se non c'è altro ti si manda a casa. Sì, qui ha ancora seggiolini, guarda. Bene. Rotti, però va bene lo stesso. Va bene, ciao Giulio, grazie ciao, mille. Giacomo. Noi andiamo in pausa e poi torniamo tra poco perché vogliamo vedere le pagelle. A tra poco. Eccoci qua, ancora in diretta, così per dovere di cronaca ha parlato anche Pasquale Mazzocchi, ex obiettivo, perché anche lui è stato come dire, un giocatore attenzionato alla Fiorentina, ha detto è un periodo in cui si respira un'aria pesante, a Napoli ovviamente, oggi non era importantissimo il risultato ma ritrovare solidità e credo l'abbiamo fatto, e quindi mi sembra di capire a loro della Conference in porti giusto, dobbiamo ripartire da qui, purtroppo quando si entra in un vortice va giù il morale, si entra e si sbagliano le giocate. Oggi abbiamo fatto una buona partita vincendo tanti duelli e dobbiamo ripartire da qui. Quest'anno non ci sono tante cose da dire. Sì. Come mai 2 gol in pochi secondi? Noi fino al 30° avevamo la partita in mano, poi Biraghi ha fatto una gran punizione e abbiamo subito anche il secondo. Gli spogliatoi però ci siamo parlati e abbiamo reagito, le partite finiscono al 90°. Vabbè, parole abbastanza... Sì, poi ha detto è bene ripartire, ormai è finita, cioè tu riparti sì. Ma tu rifreni subito. Allora, vediamo un po' i voti dei nostri tecnici e cominciamo dalla difesa. Allora, vediamo un po'. Terracciano 6,5 fattori... 6,5, 7 a Dodò, praticamente c'è mezzo voto in più di fattori a Terracciano, Dodò e Milenkovic, quarta c'è un giudizio sostanzialmente unanime, una sufficienza piena, un voto alto a Biraghi che ha fatto gol, quindi sono 2,7 per Dodò e Biraghi. Io devo dire la verità, a me Terracciano stasera mi è sembrato un po' meno sicuro. Esatto, sono d'accordo, stavo per chiedere perché 6,5. Ha fatto due buone parate. Sai cosa, ha sbagliato tanto coi piedi. Sì, vabbè, col piede sbaglia sempre. No, vabbè, però. Non è il massimo. In una poi partita, sbagliavo tanto, una volta. Per me era da 6. Sono d'accordo con Roberto, vabbè, ma non sì, cambia no, ci mica può stare, nulla. Ci può stare, voglia. A me stasera Terracciano mi sembrava meno, come dire, meno pulito. Meno 6 meno, pensate. Sono quei cecchi, purtroppo. Mentre bene, poi, Biraghi e Dodò. Sì, Biraghi, Dodò bene, sì. Quarta, sì, perde il primo gol, però... Fa una buona gara poi alla una fine. Buona gara poi. Sì, però insomma il primo gol. Sì. Cioè, perde. E Macapoce ne fa un altro, coso Rachmani. Sempre sì, quello sì, di testa. Però lì non c'era. No, marcava quarta, o meno, che ha fatto il litigio, l'ha buttato. C'era quarta prima. C'era quarta che. Come no? C'era quarta. Ti ricordi che l'arbitro aveva anche ripreso perché quarta gli era andata diritta. Sì, ma poi quando salta se non c'era Biraghi, non c'era quarta. Comunque vabbè. Andiamo avanti. C'era Biraghi. E vediamo i centrocampisti, dove c'è Arthur appunto. Di cui abbiamo parlato a lungo. Arthur 6 più e 6, 5,5 a Bonaventura, 6 di fattori, 6,5 a Beltrán. Secondo me Bonaventura almeno 5 perché ha fatto una partituccia. Come mai sono sempre più severi io e lei, Guerrini, rispetto no, a loro? Perché? No, io ho dato 5,5. Sì, ma anch'io davo 5. Cioè, Bonaventura oggi. Bonaventura ha Roberto gioca male oggi. Tessaro davo 6 addirittura, cioè boh, sei buono. 6 addirittura, stavo lì. Cioè, sono anche le difficoltà che ti crea. Il mio più ad Arthur è stato uno sforzo gigante. Il mio? Più ad Arthur, 6 più. Ma io infatti, secondo me Arthur
Io ragazzi, che devo dire? Cioè, ma, sì, però ti posso dire una cosa. È un bel garbao. Allora, a me Arthur non piace, no? Va bene, te lo sai, te l'ho sempre detto. Però ti dico, se te contro un centrocampo come quello di Napoli, tu metti Bonaventura e Arthur lì da soli, non è dagli quattro italiano, però. No, no, quattro italiano glielo darò mai. Riconosco le difficoltà dei giocatori. Nella partita. Capito? Pensa, ben trappeso sei e mezzo, no? Se te tu guardi perché se da sei e mezzo. Tu dirai perché vuoi perché, fuori perché, ruolo. Per la volontà, perché, per la volontà mia, perché ed è sicuramente. Non è neanche sei e mezzo a Beltrà. Però Bonaventura io personalmente sufficienza gliela davo. E a Arthur da sei meno, ma. Sì, Massimo. Vabbè. Per me è giusto il 6, Arthur. Sì, Bonaventura mi dispiace perché lo adoro come giocatore, ma stasera insomma un po' sottotono, e giusto il 6 e mezzo a Beltrán, perché oltre a quello che abbiamo detto, a lottare, a conquistare il pallone, è stato anche spesso con gli inserimenti pericoloso. Dunque dei tre, perché ormai lo mette a centrocampista, lo vede con i tre centrocampisti, è stato assolutamente migliore. Del centrocampo. Che è sì, pazzesco. Sì. Giusto. È pazzesco. Vediamo gli attaccanti allora. Allora, 6 meno, 5 e mezzo a Gonzalez, 5 e mezzo a Kwame, 5 e mezzo a Kwame, Zola 6 e mezzo. Io avevo dato 5 sia a Gonzalez che a Kwame, perché mi sembra che stasera abbiamo fatto poco e nulla. Sono d'accordo. E sono d'accordo con il 6 e mezzo a Zola, perché ha fatto gol, ci trovati fa gol, infatti perde 6 e mezzo perché fa gol, se no probabilmente c'era anche lui 5 e mezzo. Poi stranamente qua me è anche da dire, guardaci, se c'è il gol, se non fa il gol è anche vero che fa un gol che lo fa lui, cioè non è che gli batte un bel gol, è suo. Insomma, è un c'è assist, ecco. Un c'è assist, no tutto giusto. Bene, andiamo. Però Gonzalez, Roberto, 6 meno Gonzalez. Insomma, si è dato da fare, non da bene via. Come altre volte, se in meno è per non dare 5 e mezzo. Voi siete come quel professore a scuola, insomma. minacciavano, poi alla fine proprio no, sì. È vero o no? Quindi diceva, poi dava compiti, sei meno, probabilmente perché la partita è stata piacevole. E quelli altri diciamo, come se non andai a compiti? No, ma sì, via, no, vai, 5 e 3 e mezzo. Perché la partita è stata piacevole. Abbiamo un po' di più. Ah, ecco. Andiamo avanti, vai. Chi c'è? Ambi ci sono, no? Cambi non. Tutti senza voto, c'è un 6 a Belotti, 6 a Mandragora, 6 a Parisi. Parisi, Parisi male. Però ha fatto quel bel recupero finale. Sì, sì, sì. Io gli ho dato voto a nessuno dei però, due. Però sì. Ti aspetti da Parisi sempre, la spinta è più, ma è la un quarto più. D'ora, 20 minuti. Sì, però tu non lo so. Se, io all'inizio del campionato mi sembrava tanto più forte di ora. Sì, però ora il problema è un altro. Perché non adesso, mai. Però devi, Stefano, che adesso devi pensare anche al fatto che tu non giochi, hai perso fiducia, e entrare in 15 minuti e essere decisivo non è facile. No, perché poi non lo sta soffrendo questa situazione. Secondo me, sai che cosa? Ha pesato molto anche, diciamo, che lui ha dato la disponibilità delle volte di giocare anche a destra. Ma all'inizio c'era l'esigenza. Però gli fa onore. Sì, gli fa onore, però secondo me gli fa onore a lui, però italiano. Non gli ha riconosciuto non niente. Non gli ha riconosciuto niente per questo. Quello infatti. Capito? Può darsi anche questo, cioè, nella mente del giocatore. Parisi si è esposto anche a delle critiche. Sì, all'idea. Cioè, capito quello che ti voglio dire? Cioè, no? Doveva giocare di più, dai, sinceramente. Nello spogliatoio italiano vede Viraghi e non vede Parisi. Ormai. Sì, secondo me non lo vede proprio. 55 partite però c'erano delle partite che poteva cioè, farlo perché, giocare. Cioè, perché, il turnover l'ha fatto per tutti, per Parisi. Non per lui. No. È vero, questo che dico, no? Perché probabilmente voi avete allenato, lo sapete, l'uomo vostro c'è sempre. Sì, però probabilmente l'uomo d'italiano. Sì, però lui probabilmente, ma sicuramente. Sicuramente. Ha fatto Zunova, ha fatto già sottile con E, però delle condizioni. Ragione, però posso dirti una io cosa? Vedere, se io dopo se tu, stagioni, se non c'era un giocatore che magari consideravate più di altri. Però allora posso dirti tutto. Una cosa, allora, se tu sei l'uomo del mister, giusto? Quando sei in difficoltà, tu vai dall'uomo tuo e dici guarda, giocami tu a destra che tu sei il mio uomo, no? Invece non l'ha fatto. Roberto, questo io non gli equilibri di spogliatoio, io non li so. Ma non è secondo me non è nemmeno quello. Il fatto è che secondo me c'è stato tanti sul 9,
Parisi ci ha partecipato un po' a questo turnover, che probabilmente ha sentito la mancanza di fiducia a parte dell'allenatore. È evidente. Di sicuro come si è comportato Parisi. No, questo no. Non c'è, come possiamo per quello che abbiamo visto. Quando tu giochi, sai che succede? È come se voi sei giornalisti, te tu sei lì, tutti fanno i servizi e a te non te lo fanno mai fare. Alla fine tu dici, sai che lo fa. Però per questo, io il prossimo anno se non li compro, mi tengo a dire ciò. Certo, se avessi probabilmente non spendoli. Per me Parisi tu lo tieni perché va via italiano, se no probabilmente non rimaneva. Io di fuori. I terzi non sono Parisi, Miraghi, Caiode, Dodò, tutto quello che abbiamo appena analizzato. Ma Parisi è forte. Anche perché, guardate, Parisi. Ma noi ci manca solo un centrale dietro e basta. No. Per poter fare un ricambio. Per me basta. Non è un problema. Mentre sul centrale qualcosa di comprare. Sì, perché il ragazzo non l'ha mai fatto vedere, schifo probabilmente. Se può essere ambizioso, ci vuole qualcosa di più di Comuzzo. Certo, magari fra tre anni. L'Europa League, probabilmente sì. E si manda giù a Comuzzo. Manda a giocare. E poi speriamo. Io spero che il quarto vada via, perché il quarta per me è un giocatore. Anche stasera ha fatto sbagliature, le volete. Sì, però è un buonissimo giocatore, dai, su. Quarta sarà difficile trattenerlo, nel senso che c'è tanta curiosità da parte delle grandi squadre su di lui. Lui scade il 25. Ah, scherzi, ha utilizzato il mercato ora. Credo abbia poco voglia di rinnovare, e allora se è così, se arriva in Napoli. Ora. Se arrivi in Napoli ti porta 7, 8, poi nazionale argentino, 10 milioni nazionale argentino, tu lo vendi. Ed è un peccato, io su questo è un peccato, perché voi lo sapete, non per fare torto, se vendi Tanca, se vendi un altro, non posso dire solo perché ho sbranato, pazienza. I Conè, lo dico io. No, Mandragora di sicuro. Anche Conè purtroppo ormai alzo bandiera bianca. Alcuni giocatori, secondo me, se vuoi crescere, devi tenerli e mettere qualcosa in più. E Martinez Quarto è uno di questi. Allora, vogliamo vedere anche il voto italiano, perché così chiudiamo le pagelle. 6 e 6 e mezzo di fattori, questo... Siete buonissimo italiano, incredibile. No, sono diventato buono perché va via, allora io... Cioè, ma lui da 6 e mezzo... No, perché siete buonissimi, fatto in generale. mi fa ridere perché io ho la fissazione per alcuni. Te hai fissazione per alcuni e hai una, diciamo, critica forte nei confronti di altri. Italiano è uno di quelli che tu critichi. No, ma oramai lo vedo, oramai sono ultimamente sette. Perché da quando ha detto che va via io mi sono sentito ecco perché tu vorrei suggerire pensarsi da ripensare. Ma guardate, visto che si diceva, perché non mi tornavo sette. Visto che si diceva, no, italiano ha detto qui 3 anni fantastici, schermo di che salutato. Si sa tutti. Vabbè. Però non glielo devi fare mentre sta parlando, dici pausa, no? No, sì, perché se no, invece lo faccio perché se no si va a casa l'una. Va a casa. Eccoci qua, ci eravamo salutati con le parole di Italiano in sala stampa, l'ultima conferenza stampa. Nella verità stava parlando il Cecchi. Sì, ma stava parlando. No. Io fa una fatica pazzesca. Ora ne manca. Poi passa... Manca sempre meno. Tre partite, sempre. Passa... Anche l'ora tarda, non è che aiuta, capito, che agevola. Però... Ti do una mano, vuoi stare. Ma tu sei. Lasci parlare. Italiano dice: siamo arrivati un po' stanchi gli ultimi minuti, nel recupero non riuscivamo ad avere più la palla, abbiamo rischiato e si è visto. Si è visto. Credo che il pari sia un risultato giusto per quello che si è visto. Ce lo prendiamo perché teniamo il Napoli dietro e aspettiamo le altre gare. Abbiamo 2 partite ancora per arrivare all'ottavo posto, è il nostro obiettivo in questo momento. Va bene? A fine partita è scappato negli spogliatoi senza salutare la Fiesole, gli chiedono. E lui dice: devo prendere un seggiolino. No, dice: lunedì abbiamo salutato la curva per Atene e lì ci siamo raccolti insieme. Tutti avevamo il sogno di arrivare in questa finale e speriamo di fare meglio della scorsa stagione. Giusto l'applauso ai giocatori che hanno fatto 2 anni straordinari. Prima però abbiamo la partita con il Cagliari e allora punteremo l'Olympiacos, che è la partita più importante di questi 2 anni. E vabbè, gli errori, che cosa significa stare su quella panchina? E lui dice: la panchina del Franchi e della Fiorentina è piena e ricca di responsabilità, perché sai la passione che ha questa gente, ti spinge al massimo a voler vincere ogni partita, questo mi ha trasmesso in questi 3 anni, per me è un privilegio e un onore essere qui e io e i ragazzi sappiamo cosa vuole la gente, abbiamo una grande responsabilità. Non c'è speranza che resti?
domanda. Bella questa domanda, però, diretta. E la sua risposta è: la concentrazione era totale per questa partita, per tenere dietro ancora il Napoli. Ora sarà sul Cagliari per l'Olympiacos, l'Atalanta, e poi tireremo le somme. I tre anni fantastici. Dobbiamo solo aggiungere la ciliegina, una cosa importante per questa città e questa società. Bene, quindi grazie italiano, salutaci con una vittoria. Così è una storia che paradossalmente la valuteremo sull'ultima partita. È buffa sta cosa. È vero. È una storia di tre anni. Ma lo che valuteremo sull'ultima partita. Che valuteremo. Io la posso valutare ancora. Beh, io credo, è messo bello. Cioè, io oggi, se volete, vedo già il voto su italiano. Anch'io. Perché secondo me in tre anni. Sauro, lo so che tu sei scettico, ascoltami un secondo solo. Tre anni fa la Fiorentina era una cosa come i Sassi e fili d'erba, non aveva identità. Era una squadra che arrivava da due anni difficili, anzi da più anni difficili, perché gli ultimi anni della Valle, cioè, era una squadra da quattro anni. Ha preso un gruppo non eccezionale e lo ha reso squadra. Ed è cresciuto anche lui in questa squadra. Non è più il tecnico che prima partita a Roma la difesa a centrocampo e viva se prende con pazienza. Espulso il portiere. È cresciuto, ha creato un gruppo compatto della squadra e ha saputo motivare una squadra portandola a livelli che non sono stratosferici. Ma fare due finali in un anno, noi cantiamo l'Atalanta quest'anno. Eravamo noi l'Atalanta lo scorso anno a fare due finali e corriamo il rischio che questa storia finisca una coppa. Come si fanno a dare un 7 pieno o forse anche di più? No, a prescindere da come vanno le cose alla terra. Io italiano come merito gli do il merito di gruppo. Su questo non posso dire niente, perché lui veramente, perché abbiamo anche dubitato in dei momenti che il gruppo lo seguisse, certo. Ricordi, c'è stato un momento. No. Invece probabilmente non era così, perché poi bisogna stare dentro delle volte. Oppure magari ha avuto le mosse giuste, le parole giuste per poter mettere questa squadra in riga, diciamo, e sinceramente non gli posso dire niente sotto aspetto. Io continuo sempre a pensare che è un allenatore che secondo me le partite non le legge molto, cioè è un po' integralista sotto certi aspetti, però alla fin fine se vince non gli puoi dire niente. Il campionato non è che abbia esaltato, io questo grande gioco non l'ho mai visto, però è una mia idea, non è che. Però i risultati, se lui dovesse, cioè lui già essendo finale ha già fatto un grande allora, risultato. Sei d'accordo con me? Beh, sì, e credo in basso penso di me, cioè, non gliela levo. Comunque lui ha fatto tre anni positivi. Anche poi perché... posso dire una cosa senza fare polemica. Con chi? Con lei e con chi non la pensa forse come me. La prima squadra italiana era più forte o più debole della squadra di quest'anno? Se tu dici che era più forte. E te ti ha detto però che è venuto qui e ha trovato un gruppo scarso, allora mettiamoci d'accordo. Perché il primo anno era forte la squadra. Quel gruppo aveva avuto in quell'anno alcune intuizioni, Torreira, Odriozola, il Vlaovic che lo fa esplodere, che per il calcio italiano secondo me gli davano una forza in più. Quando si è perso alcuni giocatori purtroppo, mentre su Odriozola qualcosa ha ritrovato, anzi per me Dodò è più forte di Odriozola, purtroppo gli è mancato il centravanti e l'attaccante esterno che gli garantisse ciò che lui ha sempre chiesto. Compratemi un attaccante esterno che ci abbia 7, 8, 10 gol. Non è mai arrivato. No. Quindi anche questo è stato bravo. Mai fatto una polemica, mai detto come altro allenatore da Sarri in giù, la società. Ha tenuto insieme un mondo. Sì, però l'attaccante esterno è l'acquisto più caro che abbiamo fatto. Gonzales, ragazzi, 27 milioni di euro. Ha avuto fin dall'inizio Gonzales. Ha avuto fin dall'inizio Gonzales. Sì, ho detto. Cioè, lui aveva detto. Gliel'hanno comprato. Ma aveva detto, datemi, se vogliamo andare oltre, datemi forza in più. A questo gruppo mettetemi l'attaccante esterno di Operardi, per capirsi il tipo. Cioè, l'attaccante ti garantiva, insieme a Gonzales, quelle 5, 6, 7 reti in più che non ti garantiscono Sottili o gli altri. Secondo me c'è da fare un distinguo, che secondo me se arrivava Berardi, andava via Gonzales. Sì, vabbè, su questo ci sono dubbi. Questo lui però... ha detto Berardi come esempio, no, dai. Non mi prendere, ti ho detto. Come lui esempio. Voleva un attaccante che è accanto a Gonzales. Voleva Vinicius, dai. Quei 4, 5 gol in più che non gli garantiscono i Conesso, Sottili e tutti gli altri. Sapere, questo chiedeva italiano. Se poi adesso, tornando un pochino a ritroso, dicendo il voto italiano, io ti do il voto mio italiano dei tre anni, perché un allenatore che in tre anni ti va... tre volte in finale in Europa non è così semplice. Due volte, sono tre.
L'Europa due volte. Sì, due volte più e la Coppa Italia. E poi la volta in Coppa Italia. Io gli do come insieme delle annate, gli do 7,5. Qui dà ragione a me. Sì. Sì, sì, ma ti do ragione perché anch'io. Secondo me. No, io lo critico perché. Allora, io ma anch'io no, l'ho criticato. Io italiano, non ho mai criticato. Allora, io forse non mi sono mai spiegato bene, probabilmente. Perché io italiano non l'ho mai criticato sotto l'aspetto della gestione del gruppo, di come comincia. Della gestione della partita. La lettura della partita. Va bene, ma su questo si può essere d'accordo tutti. Basta, però il voto un voto alla fine mandato. Però, sì, ma poi tre anni devi dare un voto. I risultati. Io gli do un voto a prescindere da dove va Atene, perché poi non voglio legare. No, perché Atene non c'entra nulla, le finali le perde le Joas. Guardate, allora, se vince la finale, scusa, se vince la finale da Atene devi dare il 9. Se no, andiamo a tagliare a Totto. No, è perché. Oh, se vince la finale, Atene, italiano. Ragazzi, se vince la finale, mi ha fatto. Dove esatto? Però se vince Atene, ora si prende e gli spalla la statua. Ma piace o non piace? Piace o non piace il suo gioco, però tu te la sei giocata sempre contro tutti: col Milan, con la Juve, con l'Inter. Tu anche pensi, però. Sì, ma te la sei giocata. Ho fatto ma le sale cosa no? Hai vinto a San Siro l'Inter, hai vinto due volte a Napoli, hai vinto il Milan, hai battuto la Juve, hai battuto la Roma. Hai battuto la Lazio, partite non vincevi da cioè anni. Io mi auguro che il prossimo allenatore faccia veramente no. Cioè, è andato a Roma e dominato, è andato a Milano e dominato, voglio dire ricordava a tratti con l'Atalanta. La Ferretti ha ricordato la Montella che andava già alla pari, ma quella Montella era più forte tecnicamente dell'italiano, cioè, c'era paragone, c'era paragone. Ma ci faceva anche l'Europa League, infatti. Cioè, ti sto dicendo, ma era una squadra perché ti piaceva, almeno piaceva a me, perché era dominante. La partita la mando io, si poteva permettere col Cavallero Pizarro e Aquilani. E lui andava a dominare a volte. Però Aquilani si mette in panchina. Via, ragazzi, l'identità di calcio d'italiano non è banale. Poi posso essere d'accordo con te, è troppo integralista, non legge la partita in corso. Secondo me se no. La statistica. Che la Fiorentina è la squadra che ha fatto più punti così. Sì, però ti posso dire, probabilmente noi quest'anno abbiamo perso delle situazioni proprio per questa cosa. Per me, ti dico, allora. Ma non levo meriti, cioè il merito del risultato glielo do, ci mancherebbe altro. Però io vorrei dire una cosa, anch'io ormai di calcio ne capisco, no? Sì. Allora, ecco. Italiano ciao a noi. A tutti vediamo italiano, il limite italiano è che non. Come dice Sauro, non cambia l'atteggiamento della squadra a seconda delle situazioni. Cioè io sto vincendo 2-0 e cioè io vado a Bergamo e sono in vantaggio 1-0 e piglio comunque gol perché vado a giocarmela così. E questo è l'atteggiamento italiano che ha prodotto una serie di risultati. Per cui. Però ottavo. Settimo, ottavo. Siamo arrivati quarti. Però io non ho finito. Scusa, quindi, poi però c'è il macro tema, cioè di quello che l'italiano ha fatto in questi tre anni. Perché quando dice si piglia qua a Bischio, sì, ma se si è preso meno di gli altri, cioè li posso pigliare a Bischio, ma sono meno, no? Allora, hanno giocato tutti i giocatori. Poi, che squadre ha avuto l'italiano? Secondo me ha avuto delle buone squadre, cioè non ha avuto delle squadre, cioè non ha avuto il Real Madrid, ma non ha avuto neanche delle... Da squadre. Sesto, settimo posto. Sesto, sì, ma allora, ma... Ha fatto il suo. È vero che... Lui il primo anno ha avuto dei giocatori, ma Torreira ce l'avevo per metà del campionato, perché le prime 18 partite Torreira non giocava mai, giocava Pulgar perché era infortunato. Vlahovic ce l'avevo per metà campionato perché gliel'hanno venduto. Qui lui ha dei giocatori e magari non c'è un giocatore forte come Torreira, ma ce n'ha quattro. Prima quando non giocava Torreira giocava Pulgar, quando non giocava Vlahovic c'era Cocorin. Si è sempre detto cioè, ha avuto una rosa più. Con questo lui è stato bravo. Perché in questi anni ha dimostrato, uno, di saper gestire un gruppo dove c'è 24 giocatori e non ha fatto Memorini a mandare 7 in panchina dicendo non li voglio vedere. E due, che questo non è banale, perché per esempio a Sarri li riesce, ha gestito campionati e coppe. Perché lui arrivava in fondo a tutto. Non è che ha detto, ma io voglio uscire dalla coppa perché sennò posso arrivare alla squadra. No, ma sono d'accordo. Quindi, qualcosa di nuovo poi anche inventato. E poi, ragazzi, è il quarto anno di Serie A. Cioè, non è che è un allenatore. Quindi, diciamo, probabilmente fra qui... Ancelotti i primi anni allenava e che ora è un grande Real Madrid un volleybaccio perché c'era 4-4-2 e c'era solo 4-4-2 ad esempio Zola. Ha fatto una cosa nuova Zola. Che no un volleyballo Zola mandò via ragazzi Zola. Quando parlai di calcio a me il Parma rifiutò Baggio quando andò in Bologna perché lui non lo volle Baggio e andò in Bologna Zola lo mandò via Baggio non lo volle
sta. E ancora comunque, oggi dice, comunque vi posso dire, una cosa, perché adesso è cambiato. Io apprezzo molto la vostra coerenza, perché siete stati sempre coerenti, italiano, però quando uno va via gli si parla sempre bene. È come quando uno va dire se ne parla sempre bene, altro va sempre così, ma meno va via. No, quando, allora, quando uno va via le sempre meglio di tutti. Aspetta, no, voi siete coerenti, no, no. Fermati, no, della vostra coerenza. Mi sono preso gli insulti. No, 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 Stefano, io ve l'ho detto per prima. Fattori, facciamo una cosa. Vorrei andare a casa. Te leggi tutti i messaggi di Enzo Italiano. No, ma anche no, se ma parlo di voi io. Voi siete stati coerenti. No, io è vero. Io l'ho anche ritirato, però voglio dire. No, no, siete coerenti. Però come quando dire, uno va via siamo per me, più buoni. Lo so che stiamo finendo. Per me il calcio sta andando verso quel tipo di gioco, quel tipo di allenatore lì. Sì, non si torna indietro. Verso il tipo di allenatore? Sì. Sì. Tiago Motta. Bene, Allegri, Allegri non ne vogliamo non più. Non ne vogliamo più, ma poi Mourinho non ne vogliamo più. No, Mourinho e Allegri. Da Ranieri. Buonanotte. Un bocca al lupo. Ringrazio.